Buonasera dottore Calvi, io la ringrazio per questo incontro perché cercheremo di capire insieme come avviene una prescrizione per una terapia medica a base di cannabinoidi. Allora, facciamo finta che io sia una paziente, ovviamente non lo sono e ho una patologia che io reputo o spero possa essere eh, coadiuvata con una terapia a base appunto di cannabis. Come avviene? Che cosa si procede succede? Come una normale, semplice visita medica di qualunque genere si può fare da un qualunque tipo di medico, con un accorgimento di andare a indagare nello specifico il problema, il suo problema e capire se ha qualche riferimento e qualche possibilità di essere aiutato o coadiuvato da sostanze con cannabinoidi. Come si procede quindi? Come una visita medica normale? Come una visita medica normale, è la stessa identica cosa, solo che... A Possiamo alla fine utilizzare o meno questo tipo di sostanza per la terapia. Quindi, come ogni visita medica normale, a parte le presentazioni, il fatto che diamo per scontato che già ci conosciamo e che non abbiamo bisogno di un'esibizione di un documento d'identità o cose di questo tipo, ehm, cominciamo a, qual è? a chiedere l'anamnesi e tutta la tua storia clinica, su cioè quello che è stata fino adesso le tue malattie che hai fatto gli interventi che hai subito qualunque tipo di problema di salute che hai avuto tutte le terapie che sì, prendi mi sarebbe meglio che io mi presenti con tutto il mio magari, archivio storico allora, Le che, patologie che ho certo. magari l'anamnesi recente, più recente fatta dal medico di base dove sintetizza sì, cioè, sì. Allora, il, il la mia storia al, medica il paziente al medico mediche consiglia consiglio sempre di portare tutta la sua documentazione precedente qualunque cosa abbia fatto a meno che ci sono dei vecchiettini che gli portano dei, dei carretti della spesa pieni di carte va bene diciamo le ultime cose fatte negli ultimi anni se poi uno è giovane magari anche poche cose pochi documenti però tutta quella che è la tua storia clinica tutte le ricette i riferimenti i, i referti medici di esami qualunque cosa fa sempre è sempre utile costruire la storia clinica del paziente è ovvio che anche se una cosa uno non ha la documentazione ma me lo riferisce a voce ha lo stesso valore Beh, per me è fondamentale capire la storia nel, nel tutto del paziente, se tu me lo riferisci poi ce va perfettamente, ci credo, posso affidarmi, nessun problema, capisci? Poi una volta che hai costruito tutta l'anamnesi, allora parliamo del problema che ti ha portato qua da me, perché sei venuta qui da me, qual è il tuo problema oggi che ti affligge, che ti ha spinto a venire qui? È una terapia che può essere somministrata solo dopo che altre terapie, o spesso tutte le altre terapie, non hanno dato i risultati sperati, oppure gli effetti collaterali dati da queste terapie non erano sopportabili per il paziente, tanto da dover cambiare tipo di formulazione, sostanza o un'altra via di somministrazione. Poi, quindi. Vista la storia clinica, visto tutte le patologie che ci sono, i, i farmaci concomitanti, tutta la storia della singola malattia di quell'ultimo evento che ti ha portato effettivamente qua da me, allora si comincia in maniera personalizzata a stilare una Un'idea terapeutica, un piano terapeutico, cioè andiamo a decidere quali saranno le scelte che dovremo fare piano piano nel tempo per cercare di avere, approcciare a questo tuo disturbo nel miglior modo possibile. E quindi, a parte la burocrazia, che vedremo dopo che cosa dobbiamo fare, poi nei dettagli, di fatto impostiamo per te. Un piano, terapeutico. un piano terapeutico, quindi scegliamo una via di somministrazione che sia adeguata e più efficace con meno effetti collaterali per te. Impostiamo un dosaggio, che in genere sarà un dosaggio iniziale, che piano piano arriveremo a gradualmente ad arrivare a quello che è il dosaggio terapeutico che ti dà l'effetto giusto senza ottenere l'effetto collaterale dell'effetto psicotropo. Costruendo insieme questa terapia che magari che non finisce qua, non la costruiamo adesso, la impostiamo, tu vai a casa e segui. Ci dobbiamo sentire più volte, alla prima somministrazione mi telefoni e capiamo insieme com'è andata, come stai reagendo, se c'è da cambiare anche nel, nel, nel divenire, qualunque tipo di dettaglio per personalizzare e adattare questa cosa al tuo bisogno. Quindi nulla sarà mai fotocopiabile, sarà mai con una ricetta prestampata che io ti, ti lascio. Quindi, io andrò via dalla visita medica con una ricetta, una ricetta semplice o dovrò poi anche ritornare dal mio medico di base? No, è una ricetta bianca di questo genere. Uh, su ricettario bianco, quindi a tutto tuo carico, purtroppo, che però ha le validità e può essere portata direttamente in farmacia per l'acquisto e la preparazione del farmaco. Poi, da parte ricetta del genitore, ricetta ripetibile oppure allora, no? Ricetta ripetibile. Qua no? Allora, fondamentale è ricetta non ripetibile. Vediamo se a qua qualche cosa Allora, fondamentale è ricetta non ripetibile perché questo inquadra il tipo di ricetta che stiamo andando a fare. È una ricetta per stupefacenti, non è come le altre ricette che puoi ritirarne più volte in farmacia. Quindi va indicata per forza ripetibile e dobbiamo indicare ai sensi della legge 94/98 che è la legge di Bella che ci autorizza a seguito della, della, della compilazione di un piano terapeutico e di un consenso informato a somministrare questo tipo di farmaco. Parte fondamentale: data e luogo. In questo caso siamo a Cremona, e poi giorno di oggi 18-11-2016. Fondamentale, perché questo dà la validità di 30 giorni della ricetta e di 3 mesi di possibilità di acquisto del farmaco. Il paziente. Normalmente in una ricetta bianca così si scrive nome e cognome o codice fiscale o uno nome e cognome o codice fiscale o tutte e due. In questo caso, per la privacy, non possiamo indicare nulla perché questa ricetta tramite l'AS verrà poi mandata al Ministero della Salute, sarà archiviata, saranno calcolate le varie dosi e il consumo italiano, eccetera. E quindi è giusto che non si sappia il nome del paziente, bisogna indicare un codice alfanumerico. Io solitamente per comodità utilizzo le iniziali del, del paziente, magari un numero che identifica la data di oggi. Punto. Ma questo numero è a facoltà mia sceglierlo, noi due come vogliamo e deve essere un numero che però identifica solo te. Ma il segretto. farmacista come fa a sapere che sono io la paziente? A lui non interessa. La cosa assurda è che tu con questa ricetta di fatto esci da me con una ricetta anonima nelle tue mani. Il farmacista ti darà il... Quindi se la farm... perdo e la trova qualcuno per strada potrebbe andare in farmacia e utilizzare questo tipo di ricetta. Il farmacista sarà suo dovere però controllare a chi dà questo prodotto ritirando la carta d'identità e quindi assicurandosi di chi è effettivamente è l'identità. Quindi è un po' una cosa a metà e metà. Però se tu trovi per terra una ricetta così di fatto puoi comprare senza essere autorizzato. Poi, parte fondamentale è la parte della ricetta vera e propria, cioè si spiega al farmacista che cosa deve fare per produrre il tipo di farmaco che io voglio. Possiamo... Quindi io potrò assumerla per via orale in diversi modi, no? Esatto, qui, qui, non è ancora, qui non è ancora stato specificato, qui dobbiamo scrivere, in genere il prodotto che utilizziamo, qui è ancora la stiamo preparando tramite il farmacista. Cosa fa il farmacista? E, e preparerà cannabis floss, chiaramente, che è la materia prima. No? Che è il fiore. Il fiore. Floss significa fiore di cannabis. Indicheremo qui la varietà di cannabis che potremmo utilizzare, ad esempio varietà Bedrocan o Bediol. Una curiosità è, il nome è Bedrocan, che sembra molto strano, da dove deriva? Bedrocan è il nome del primo Um, coltivatore di, tipo, di questo tipo di uh, cannabis che ha inventato una casa di semi che si chiama Ben Dronkers, quindi veniva fuori la cannabis di qualità Lì. di Ben Dronkers, Bedrocan. È la qualità che ha esatto, preso le sue iniziali. E il suo nome volevo metterlo in risalto, quindi qualità Bedrocan, devo indicare quanto stupefacente c'è dentro o chiedo che ce ne sia dentro e poi come prepararla, se vorrò fare delle capsule scriverò prepara numero di capsule contenenti tot milligrammi se vorrò preparare uh, delle cartine scriverò dividile in tot cartine se vorrò preparare dell'olio facciamo per esempio quella dell'olio cannabis floss ne prendiamo questo mettiamone 5 grammi in 50 ml per esempio di olio di oliva in questo caso abbiamo, scioglieremo l'olio questi 5 grammi in 50 ml di olio di oliva di, di qualità della farmacopea ufficiale e bisogna indicare che metodica utilizzare. Attualmente una delle più famose e più comuni è quella mh, di Romano Azecam, che è un metodo di preparazione che si è focalizzato su che tipo di solventi fossero opportuni per un, un farmaco. Che è l'olio poi, no? Che è poi l'olio, sì. Ci sono altri metodi un po' più recenti, chiamati in altri modi diversi, ma non migliorano tantissimo la situazione. Bisogna un po' eh, sapere quelle che sono le, le possibilità di, di, di prescrizione. In ogni caso, eh, preparato quindi questo olio, preparato secondo protocollo romano Azekant, che è stato pensato e... e che è stato fatto nel 2013 e viene più specificatamente utilizzata la metodica numero 5, che è il protocollo cannabis oil. Poi, e di qui abbiamo detto al farmacista come deve farlo. A quel punto c'è la parte invece assumi. Quindi di questo di tale preparato, di questo olio, in genere parti con poco, con poco e cerchi sì, piano piano nei con... giorni di raggiungere la tua dose utile eh, preparato assumere e qui eh, dipende un po' dal paziente dalla stazza dal sesso dall'età tante questioni dai concomitanti dai farmaci che pendono concomitanti poniamo una dose di non so 5 gocce la mattina e la sera questa è la tua dose la sera e la mattina Ultima parte fondamentale della ricetta è quella di indicare in motivazione perché io sto usando questo impianto al posto di una, una normale eh, ricetta comune o devo scrivere tutte queste cose, il perché è perché dunque, la formulazione corrispondente non è presente nel mercato italiano, questo olio, certo. non esiste un farmaco che è fatto così e quindi io non, non posso farlo, devo farlo fare apposta dal farmacista mediante la legge di Bell, corrispondente Presente in commercio oppure paziente non responsiva, tu in questo caso hai provato tutti i farmaci possibili già indicati dalla letteratura per questa malattia, ma per un motivo o l'altro alla fine non ti sono stati efficaci. Quindi il dolore quindi, mi rimane. Quindi il paziente non responsivo alle terapie tradizionali e convenzionali. Uh, presente, Beh, bisogna poi compilare. Firma timbro. Ecco, Magari poi io le chiederò se mi prepara tre ricette diverse per le tre formulazioni, che io di posso formulazioni diverse. Di tipo di formulazione diversa. Cartina, sì. certo. o, o cartina con olio, olio o, capsula, o capsula. O quello che voi vuole, compressa, però anche esterna. Io gliene farò fare tre, certo, certo. così al farmacista. fondamentale tre è non dimenticare questa parte che, è sempre, che va compilata sempre durante la prima visita o le visite successive. Questo mi corrisponde alla mia prescrizione e recettazione, che andrà fino in, in farmacia. Questo è quello che devo compilare, come, che mi corrisponde a questo: è il mio piano terapeutico. In pratica, qui abbiamo istillato e compilato quello che sono le istruzioni per te. Qui è un, un riassunto che io mi tengo tengo a casa insieme a tutti gli altri documenti per eventualmente ricostruire chi è questo paziente MB1811. Io vado a cercare ah, certo, nel mio articolo e che... qui metterò: non so, Nicole Barogna. In questo caso vedi codice alfanumerico MB1811 e vari dati: codice fiscale, as di appartenenza, a chi sei in cura come medico di base, che diagnosi hai avuto, e qua, qua che tipo di preparazione abbiamo fatto, con che varietà di cannabis, quante dosi, diluito come, quanti milligrammi in totale, quanto e come vanno al giorno, come è l'assunzione, quanto è la durata, varie note. Questo qua è il primo documento. L'altro fondamentale dovuto alla legge di Bella, l'articolo 5, che ti impone, essendo una legge, una terapia particolare, è diversa dal solito, allora devo averti spiegato in tutto e per tutto tutti i dettagli, il perché e il per come facciamo questo tipo di terapia, quali sono i rischi, quali sono i benefici, tutte le singole questioni. Essendo una malattia, una, molte volte il medico non ti dà questo tipo di approccio spiegandoti nei dettagli tutte le singole parti quando ti dà un farmaco comunemente. In questo caso è fondamentale perché è un farmaco strano che va assunto in modo particolare e quindi devi essere istruita nei dettagli su tutto quello che ti può succedere o non ti può succedere, o che benefici, che rischi, tutto quello che va incontro. E quindi questo è il documento che traduce nella, nella carta questo tipo di informazione, che noi in genere appunto lo ricompiliamo ancora con tutti i dati. E quindi io lo dovrei firmare. Tu devi firmarlo per avere la ricetta, perché questa ricetta, a mio senso, è solo se è accompagnata da il piano terapeutico e il consenso informato. Fatto da te. Nel caso, questo è un ultimo foglio, volessi tu andare tra 15 giorni? Ho la mia ricetta di prescrizione per tre mesi. Vado a Londra e sto un mese a Londra, cosa devo fare? Allora tu, la comunità europea, ci permette di portarti dietro la tua terapia prescritta come se fosse un aspirina, come se fosse qualunque altra cosa, compilando un foglio particolare che è associato insieme alla tua ricetta e da consegnare in dogana quando esci col tuo prodotto e nessuno ti fa nessun problema. Quindi io quando io andrò via da lei con che cosa andrò via? Solo con la ricetta? Praticamente, praticamente. L'ultima parte che manca è la visita medica certo, vera e propria, quella che fai visita fatta. Comunemente, non una camera, certo, ma... dipende di poi qual è il problema. Misurerà la pressione. Una pressione, fa facciamo magari sentiamo il cuore, vediamo un po' Una, una visita medica testa a piedi, poi è ovvio che se uno ha la luce valgo, non è la stessa cosa che andare a vedere il problema ginecologico. È chiaro, tutto va bilanciato. Quello che è il tuo problema, però, alcune caratteristiche generali si prendono sempre. Quando tu vai via dallo studio, di fatto. Ti porti dietro. Semplicemente con un foglio. Tutti questi fogli, a meno che tu vada all'estero e questo ti accompagna, questi li tengo io in archivio che vanno a richiamare quello che è il tuo archivio. Qualunque cosa succedesse, con questa ricetta, una volta che è stato fatto il timbro della farmacia e è stata evasa, giustifica a te il possesso dello stupefacente in macchina, a casa, comunque sia. E noi quando ci rivediamo? Ci rivediamo tendenzialmente o allo scadere della ricetta. Prima di tutto, se è la prima somministrazione magari ci sentiremo più volte durante magari la prima settimana, per quando sia un cambio di dosaggio. Eh, ognuno piace raccontare: ma è successo questo. La sera ho dormito bene, ho dormito male. O il paziente piace raccontare tutti i suoi progressi o anche non i progressi che ha avuto. E poi comunque. Allo scadere dei tre mesi può darsi che o torni da me ancora e rifacciamo questa ricetta con un altro prezzo, un'altra un impostazione. Oppure si va dal medico di base che, se è questa la dose che a te è E se è posso perfetta, continuare perché il protocollo terapeutico è andato bene. È, ed è comunque quello deciso e si mantiene così, allora torni dal tuo medico di base che può riprodurre lui la ricetta semplicemente. Pari pari? Pari pari, la ricopia in tutti i dettagli. Solo cambiando la data. Cambiando la data e il suo nome della firma. Basta. Tanti medici di base fanno così. Una volta che hanno capito qual è l'iter, lo fanno loro per espandere. Quindi diamo questa informazione anche ai medici di base. Esatto. Cioè Questo la legge è più per... le lo legge. prevede. Allora... Tutti i laureati in medicina e chirurgia possono prescrivere questo tipo di, fa di, di farmaco con questo tipo di prescrizione, con questo tipo di iter. Però tutti i medici senza nessun problema. Il consiglio ovviamente è di andare da qualcuno che se ne intenda ed è esperto, e in qualche modo possa darti un aiuto in più rispetto a un, un qualcosa che hai detto su internet dieci minuti prima. Bene, allora, ovviamente per questioni televisive io le chiederò di compilarmi le altre due ricette, sì. ma questo lo facciamo non poi noi. Adesso ci mettiamo le facciamo poi. E... Io la saluto, la ringrazio grazie e il mio percorso poi prosegue grazie in farmacia. Te. Altro che, altro grazie, che. grazie a te, buona giornata. la ricetta di cannabis terapeutica in mano e mi trovo di fronte alla farmacia dove vengono preparate i farmaci galenici magistrali a base di cannabis. Quindi insieme vedremo come si producono questi farmaci. Ad attenderci all'interno della farmacia ci sarà il titolare Marco Bruttomesso. Buongiorno dottore, la ringrazio per la sua disponibilità. Allora, lei ha creduto in questo progetto di ricerca e soprattutto anche di produzione di questi farmaci galenici magistrali a base di cannabis. Io ho in mano ho le ricette, solitamente i pazienti vengono qui in farmacia con una ricetta di tipo base. Io ne ho tre in mano perché chiederò ai suoi esperti chimici di farci il preparato per ognuno dei farmaci e. Cosa succede? Cosa avviene? Innanzitutto le chiedo perché lei ha deciso di produrre questi farmaci. Ma diciamo che la nostra farmacia ha deciso cinque anni fa, a fronte di grandi cambiamenti che stanno avvenendo nel, nel mondo sia delle professioni che del lavoro, di valorizzare, eh, di tornare a valorizzare il laboratorio galenico, che era il vero lavoro del farmacista, e che forse era stato forse un pochino troppo dimenticato negli anni 80 e negli anni 90. Eh, quindi all'interno di questo, diciamo che all'interno di questa valorizzazione del, di, tutti, di tutti i prodotti che possono essere fatti prodotti all'interno della farmacia, mi sono affidato nelle mani di un collaboratore, quale il dottor Vitali, che è un ottimo chimico farmaceutico, che eh, mi sottopone, grazie alla sua interesse, alla sua passione per questo lavoro, dei progetti che io diciamo anche imprenditorialmente mi va di analizzare e di condividere con lui e di vedere se portare avanti o no nel caso della cannabis mi è sembrato un progetto valido da un punto di vista anche etico soprattutto etico se vogliamo perché comunque Porta ad andare a, ad analizzare delle forme anche di patologie eh, che sono difficilmente, che sono anche un po' dimenticate comunque, quindi diciamo che alla luce di questo c'è stato questo impegno che, ci porti, che, ci, eh, che, che portiamo avanti grazie appunto alla collaborazione con, eh, con il dottor Vitali. Ecco, quindi io arrivo con in mano le mie ricette, la ricetta perché poi è una, cosa succede? Vado direttamente al banco, lo consegno. Il banco, esatto. La farmacista, la farmacista prende in carico appunto la ricetta, una volta appurato che comunque si tratta di una preparazione a base di cannabis, allora la ricetta viene consegnata alla signora Dolores che è la figura che si interfaccia tra il reparto vendite della farmacia, etico della farmacia e il laboratorio. Dottore quindi le chiedo gentilmente se possiamo visitare il laboratorio. Se volete seguirmi vi faccio vedere un pochino come prosegue l'iter, Adesso, esatto. Io la ringrazio intanto. di sopra è già sistemata tutta la documentazione? Sì. Perfetto. Ovviamente quello che voi avete visto è una mera simulazione. Io ringrazio il dottor Vitali che è qui che mi aspetta e vedremo assieme a lui come avviene la preparazione dei farmaci galenici a base di cannabis. Grazie dottore. Piacere, bentrovati. Allora, ovviamente i pazienti qui non qui possono non entrare. Qui non possono venire i pazienti perché è un luogo di lavoro, prima cosa per sicurezza loro, seconda cosa perché Ovviamente essendo un laboratorio di chimica farmaceutica non possiamo fare contaminazioni di quanto noi prepariamo. Quindi chi entra deve adottare una, eh, un comportamento idoneo al, lab al laboratorio e un abbigliamento idoneo al laboratorio. Infatti mi è stato messo il camice esatto, di calzari. I calzari. Oggi siccome comunque siamo in trasmissione non mettiamo cuffiette ma essendo tutto un percorso simulato per far capire al paziente cosa succede altrimenti noi adottiamo sia occhiali di sicurezza sicurezza, non io perché ovviamente sono già dotato cuffiette, mascherine in caso di, eh, di prodotti volatili che posso alterare, guanti sicuramente per cui ogni cosa ovviamente ha un suo razionale eh, di percorso, di tutela sia del paziente che verso il prodotto che viene fatto Ecco io mi sono rivolta allo specialista no? che è il dottore Calvi e qui sono arrivata con tre tipi mm, di ricette esatto. diverse perché le chiederò poi di prepararmi tre farmaci galenici magistrali diversi esatto. ovviamente vedremo per ognuno di essi, come si fa? Anche perché il passaggio è piuttosto lungo. Sì, cerchiamo cioè di spiegare tipo... in modo sintetico, rappresentativo le fasi di lavorazione per passare da quello che eh, ad oggi è parecchio nominato, sia dal punto di vista terapeutico che dell'opinione pubblica che dal punto di vista politico, ma che da un certo punto di vista eh, rende le idee abbastanza confuse perché non si capisce molto dove posizionare questo argomento, se dal punto di vista della liberalizzazione del farmaco, mentre noi facciamo vedere chi è il produttore diretto del substrato, quindi della materia prima che a seguito della lavorazione diventa tutti gli effetti farmaco. Quindi è un percorso che parte dall'estero, parte dall'Olanda, segue un canale distributivo monitorato, arriva in Italia, è uno stupefacente a tutti gli effetti e tutte le varianti di questa materia prima che diventerà farmaco fanno parte degli stupefacenti. Per quindi, cui, prescindere... immagino che ci sarà tutta una normativa da esatto. rispettare, avrete anche sia nella fase di acquisto, di sia nella fase di eh, consegna al paziente, sia nella fase di registrazione. Ecco, abbiamo visto che queste ricette, per via della privacy, non hanno sul nome del paziente. Esatto. Quindi, come funziona? Voi, cioè, in teoria, se io dovessi trovare questa ricetta per strada, anche se non è, so è ripetibile, quindi allora, ehm... ovviamente la ricetta, essendo fatta per una tutela del paziente, non riporterà mai i suoi dati se non un codice alfanumerico identificativo. E questo, questo è previsto codice, dalla legge? Esatto, questo codice ne è in possesso il medico. Ovviamente noi veniamo a conoscenza dell'identità del paziente se il paziente stesso viene a richiederci il farmaco altrimenti ci interfacceremo sempre con i suoi familiari o con persone che se ne fanno carico io questa ricetta posso mandarvela anche via mail senza allora può mandarcela qui. via mail per avere presa visione di quello che dobbiamo fare nel senso che siano capsule cartine olio o, o mh, come dire capsule attivate per definire qual è la forma farmaceutica in modo che noi andiamo a programmare il lavoro magari nella settimana o nelle settimane. Non può essere fatto però per quella via, nel senso che a noi serve l'originale per poter iniziare praticamente il lavoro. Senza originale non possiamo iniziare quindi a fare quindi Noi dobbiamo farmaco. per forza venire qui in farmacia. Esatto. Se io se sono una malata grave, se non viene il paziente con la mia assistente che vi ha accolto prima, programmiamo direttamente il ritiro a casa del paziente o di chi se ne fa carico, ritiriamo la ricetta originale. Facciamo tutto il nostro lavoro, rinviamo il farmaco anche se stupefacente, siamo abilitati per la spedizione degli stupefacenti e ovviamente per, per l'ordine pubblico, per i NAS del nucleo dei carabinieri. Teniamo documentazione o di chi ritira il farmaco in farmacia. Quindi farete la fotocopia della carta d'identità. Esatto, della carta d'identità che deve essere necessariamente persona maggiorenne, per cui teniamo quel documento oppure. Eh, ci è stato detto che va benissimo anche tenere l'indirizzo di spedizione di chi riceve o del paziente. Benissimo, Questo allora, è... una volta che io porto qui questa ricetta, i tempi di consegna saranno nella settimana, sicuramente ah, in settimana, quindi esatto, nella eh, settimana, è per quello per che qualche... eh, magari prendere un primo contatto via mail eh, ci dà la possibilità Beh, di quindi programmare comunque la preparazione è abbastanza veloce, non, non ci sono tempi di attesa. Una volta di... che partiamo, noi cerchiamo sempre di dividere. Eh, le varianti, essendo tre varianti come infiorescenza, come contenuto di farmaco, sono tre tipi che vengono selezionati in funzione alla patologia del paziente. Eh, ovviamente arrivano queste varianti, noi cerchiamo di raggrupparle per forma e per dosaggio. Una volta fatta questa prima selezione andiamo a fare il lavoro, in modo che non sia fatto solo per un paziente, ma per un lotto di pazienti che hanno lo stesso farmaco, a prescindere da che abbiano la stessa patologia. Benissimo, adesso Come noi vedremo la dopo ci sono delle caratteristiche di formulazione che poi il medico va a indicare in ricetta che consentono di fare soprattutto per gli oli dosaggi di rapporti di diluizione costanti e quindi riusciamo a comunare i pazienti. Bene adesso noi la seguiamo, vediamo yeah. l'iter di questa ricetta nel e poi arriveremo studio. finalmente. Già il preparato finale, già si esatto. sente una sorta di profumo qui all'interno. Esatto. Perché ovviamente abbiamo già preparato delle basi per cui ovviamente l'ambiente riporta la tipica fragranza. La cosa che mi premeva prima di iniziare il percorso all'interno del laboratorio era farvi capire come avete giustamente definito prima, ricetta magistrale, quindi redatta direttamente dal medico. Nella farmacia esistono due prodotti, l'officinale e il magistrale. L'officinale è un prodotto che può essere formulato direttamente dalla farmacia che non richiede ricetta medica. Ovviamente non deve essere farmaco. Diverso è prodotti di questo tipo, così come lo sono altri, questa, tra l'altro, è una ricetta non ripetibile, per cui viene, ha una validità di tre mesi, deve essere ritirata al momento del, del, della spedizione del farmaco, o in questo caso qui della sua formulazione. Allora, il concetto è magistrale quando è il medico a redare una ricetta specifica per un paziente. Cosa che uso molto spesso a lezione, soprattutto nelle prime lezioni, è far capire agli studenti qual è la differenza tra il laboratorio galenico. Io ho scelto di passare a questa tipologia di lavoro che venivo dal mondo dell'università perché noi andiamo a lavorare rispetto all'azienda che copre la, la, le necessità della maggior parte dei pazienti, quindi questa parte centrale di questo grafico che si chiama Gaussiana. Ovviamente viene meno la terapia, nel senso che il paziente di 90 kg prenderà un antibiotico dello stesso dosaggio di un paziente di 50 Per cui la classica domanda è: è poco per quello di 90 kg e tanto per certo. quello di 50 kg? Beh, è solo in pediatria, giusto? La solo in pediatria, differenza siccome il, peso, il, il paziente pediatrico può manifestare le stesse patologie del paziente adulto, in quel caso viene fatto tutto per peso. E anche antibiotici e antipiretici, se fate caso, vengono somministrati con siringa. Che è il metodo di, di, di sì, dosatura sì. del farmaco per il paziente. In tutti gli altri casi c'è un percorso che viene fatto su dati statistici. Questo dato statistico viene meno nel laboratorio magistrale, nel laboratorio galenico, in modo che noi andiamo a fare un farmaco specifico per il paziente. Ovviamente ci rivolgiamo agli estremi di questa gaussiana. Nel caso specifico di questo farmaco, noi diventiamo l'unica fonte quindi diverso dal mondo del commercio per cui facciamo variazioni di dosaggio, l'unica fonte per avere il farmaco. Perché l'AIFA, che è quell'organismo di tutela del paziente per cui si va a registrare tutta la documentazione scientifica che porta a definire quella che in acronimo è ADME, assorbimento, distribuzione, metabolizzazione e eliminazione del farmaco. Per capirci in modo semplice è l'onniscienza di quel farmaco, tutto quello che riguarda quel farmaco, quindi le fasi di studio da quando vedete i topolini, a quando vedete i pazienti in vivo, tutte queste fasi, fase 1, fase 2, fase 3, vengono registrate in un dossier presentato all'AIFA. Ci sono ad oggi dei farmaci dal 2013 che sono arrivati in Italia, sono specifici per alcune patologie. Voi li avete qui in farmacia oppure no? In farmacia non ce li abbiamo perché sono su ricetta limitativa del neurologo, solo uso ospedaliero, farmaco specialità medicinale più più nominato ovviamente il Sativex per la sclerosi multipla tutti gli altri pazienti si sono trovati ad avere patologie che potevano avere beneficio da questa terapia ma mancava il farmaco. Allora da anni c'era questa consapevolezza che in Olanda si usa questo farmaco a scopo terapeutico. A livello politico si è sempre parlato di liberalizzazione, secondo me si è frainteso molto sì, tra a livello ludico ludica e liberalizzazione a scopo terapeutico. terapeutica perché c'era la necessità di un concetto di liberalizzazione terapeutica perché mancava il farmaco ad oggi il farmaco c'è perché nel 2013 sono stati fatti degli accordi tra il ministero italiano e il ministero olandese per avere dalla Bedrocan, che è questa azienda allora, qui vi facciamo vedere semplicemente. Quindi queste sono proprio delle serre, esatto, no? Esatto, sono delle serre dove, come dicevo prima, viene prodotto la base del farmaco, luce, temperatura e umidità. L'operatore non sta utilizzando occhiali neri eh, tra virgolette in modo ludico, sta utilizzando degli occhiali che filtrano la luce, perché altrimenti restare troppo tempo in quelle condizioni di lunghezza d'onda lo porterebbe alla cecità. Per cui è uno strumento di tutela per l'operatore. Fatto questo primo passaggio, ovviamente vengono essiccate e noi di ognuna di queste varianti, perché le varianti. Questa varian è cannabis sativa. Esatto, è canna passativa, ovviamente della canna passativa c'è la variante che noi oggi utilizzeremo per far vedere. Ma la parte attiva del farmaco a noi arriva in questa forma o in una forma più grande, perché noi ad oggi non riusciamo più. A sostenere i nostri ritmi di produzione con barattolini di questo tipo. Questa è una delle varianti, c'è il Bedrocan, c'è il Bediol e vi faccio vedere come viene... Come Arrivano arriva tutte dalla stessa pianta, giusto? Arrivano, si chiamano Talei, sono delle, come se fossero dei cloni, non sono GM, ma sono dei cloni della stessa pianta, per cui hanno tutte una concentrazione costante a prescindere dal numero di lotto, perché ogni variante mantiene un numero di lotto, una data di scadenza, una produzione. e Ogni variante ha un titolo, questo è il titolo di riferimento, minimo 22%, questo è il titolo del prodotto che abbiamo in mano. Io ho preso un barattolino ripartendo questo, okay? della pianta per cui noi ad oggi dobbiamo eh, accomunare un concetto non di fitoterapia, ma come se dovessimo partire dall'oppio per ottenere la morfina ed è quello che noi siamo andati a strutturare in laboratorio nel senso che della pianta in toto solo le infiorescenze contengono il farmaco allora queste infiorescenze sono di diverse tipologie le diverse tipologie contengono tutte questo è il bedrocan, questo è il bediol dosaggi diversi di farmaco questo è il riferimento che poi è il THC e, THC e CBD, CBD. sono il tetraidrocannabinolo e il cannabidiolo che allora, sono poi quelli che danno l'effetto benefico al paziente. Esatto. Allora, la tipologia di infiorescenza viene scelta in funzione alla patologia da curare. Nel decreto ministeriale che è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 30 novembre, con attuazione 15, eh, 15 dicembre, viene già fatta una suddivisione delle patologie. Ovviamente viene anche riportato che se il medico... Viene a contatto di un paziente che ha una patologia non menzionata dal decreto ministeriale, ma in letteratura scientifica viene fatto riferimento all'uso del farmaco per quella patologia, può prescriverla e utilizzarla. Perché ad oggi il grosso problema è identificare l'intervallo terapeutico, quindi la dose minima attiva, la dose massima letale. E quindi è per questo che il miglior specialista è l'anestesista. È l'anestesista perché diversamente da altri farmaci, come l'antibiotico che ci consentiva di fare una dose efficace per la maggior parte delle persone, questo farmaco si dice titolato sul paziente, nel senso che avendo una sua, eh, una sua metabolizzazione particolare viene accumulato nel tessuto lipidico. Da qui quindi capisce che il paziente eh, che ha un indice di massa magra grassa superiore ad un altro avrà una forma di... Eh, di, di sequestro del farmaco superiore, per cui avrà un tempo di per la manifestazione dell'effetto terapeutico più lungo. Per cui la dose del farmaco che ci troviamo effettivamente in circolo è soggettiva ed è soggettiva ovviamente per patologia, per indice di massa magra, per età, per sesso e Mh, dette in modo improprio se il paziente è sporco da altre patologie certo. nel senso che se, se è intossicato legge, magari da, legge, da cure che sta facendo magari non intossicato ma eh, allora queste mh, sono tre ricette diverse esatto, no, che io mi sono fatta simulare esatto. dal medico eh, qui dice che il paziente la, la formulazione non è, non è eh, disponibile in commercio. Il paziente non risponde alle terapie tradizionali. Uno dei motivi per cui può essere prescritto questo farmaco è che il paziente paradossalmente abbia già provato le terapie. Quindi è l'ultima spiaggia. Esatto, essendo l'ultima spiaggia eh, capite che già il paziente non è responsivo in modo così immediato. Per cui, soprattutto se passiamo da derivati della morfina a questo farmaco la risposta può essere di difficile valutazione. Seconda cosa, ovviamente il, il paziente eh, voglio dire, ha una condizione sua anche di difficile presa coscienza, perché noi dobbiamo sempre cercare con questo farmaco di evitare l'effetto psicotropo. Quando noi andiamo a impostare la terapia, o meglio il medico imposta la terapia. Va, eh, va a cercare a volte si chiama indice terapeutico stretto cioè dalla dose efficace come farmaco alla dose in cui si manifesta l'effetto avverso In questo cioè caso. l'effetto avverso ne... è l'intontimento, il in mal di testa l'effetto psicotropo è l'effetto avverso cioè tutto quello che non si cerca nell'uso ludico e nell'uso ludico ovviamente anche la che è la lo, via sballo, di no? lo sballo, lo esatto. sballo per via della... la via di somministrazione è completamente diversa perché è inalata è mediante il metodo che è lo spinello, lo spinello lo con... come vogliamo. Ad oggi viene utilizzato come forma farmaceutica una capsula o una busta che può essere adottata con un vaporizzatore che è il metodo che consente al paziente di inalare questo farmaco lavora ad una temperatura completamente diversa perché siamo attorno ai 180-210 gradi funziona come vogliamo spingere la reazione e eh, non abbiamo degradazione di farmaco, non abbiamo formazione di sottoprodotti, ovviamente da sigaretta come il benzopirene che è cancerogeno, abbiamo la massima resa del farmaco che andiamo ad acquistare per il servizio sanitario, perlomeno non in Lombardia non lo passa. E Ovviamente esistono diversi tipi di Sì, ci sono. Se non ricordo male, solo alcune regioni. regioni se non ricordo male, eh, circa 5 la Toscana, Alfioli, la Sicilia esatto, che, che sono delle regioni che vengono passate no, dal sistema, viene cioè, passato in ospedale. Ma come vedremo dopo, solo la, una farmacia, solo la cartina. Voi siete anche molto bravi nella, nel sensibilizzare no? anche i ragazzi. Avete nella vostra equipe il mm. compito, quello di andare nelle scuole e ricordare quanto l'utilizzo, eh, diciamo, ludico della cannabis abbia poi dei grossi effetti collaterali eh, a livello fisico no? del cervello. Ci è stato chiesto del, del questo cervello. tipo di collaborazione perché effettivamente nel menzionare sempre questo, eh, questa forma di proibizionismo c'è l'aspetto legale e c'è l'aspetto terapeutico, nel senso che negli adolescenti e in questo caso l'adolescenza è un attimino estesa perché fino a circa 25-30 anni l'utilizzo dei cannabinoidi porta a un'alterazione della vascolarizzazione del lobo frontale con gravi problemi di memoria a breve e lungo termine, per cui questo è un danno non reversibile non è che quando smetto perché poi cresco allora dai 25-30 anni su il problema rimane illegale dai 25-30 anni in giù il problema effettivamente rimane fisico ma questo problema fisico non viene mai menzionato cioè poco tempo fa ho sentito un'intervista dove si parlava del 25% della popolazione che fa uso di droghe leggere di questo 25% il 5% fa uso di cannabinoidi bene il problema era l'azione rivolta tra virgolette legale sugli adolescenti si cerca di fare proibizionismo il problema è che il proibizionismo molto spesso non paga e ogni volta che noi cerchiamo di portare avanti un discorso di facciamo un farmaco è purtroppo collegato esatto. esatto ma ad oggi ci troviamo a ripercorrere quello che 30 anni fa o magari qualcosa in più è stato fatto per la morfina. Per la morfina perché quando era illegale a esatto, livello italiano adesso viene data La morfina viene estratta dall'oppio, la differenza in bene o in male, perché io da chimico farmaceutico non amo tantissimo partire da prodotti di origine naturale, nel senso che è certo. molto più facile, ma non più facile nel senso tecnologico di lavoro. Beh, perché eh. si cerca la standardizzazione e la titolazione esatto, del E noi ci dobbiamo preoccupare della tutela del paziente. Cioè, ogni capsula, ogni goccia deve contenere lo stesso principio esatto. attivo, Quindi una come in ogni pastiglia di non so di antibiotico esatto, c'è, cioè, Esatto, noi sì. abbiamo questo compito. Lui, anche se facciamo su una scala ridotta, questo farmaco deve dare delle tutele al paziente. Quindi voi ordinate Dall'Olanda, dall dai distributori autorizzati in Italia tramite eh, il permesso ministeriale loro sono in contatto diretto con l'Olanda. Ordiniamo la materia prima che arriva in queste forme qua: o in barattolini da 5 grammi, che ovviamente non possono essere dispensati tal quali. Ok, devono essere necessariamente sconfezionati. cioè vi arrivano così esatto. in, esatto. cioè, in questa devono necessariamente essere sconfezionati. Ognuno di questi barattolini contiene il certificato di analisi che vi ho fatto vedere prima per cui ci consente di vedere il contenuto effettivo della nostra materia prima, riporta tutti i dati necessari per ritenerla una materia prima da laboratorio e a seguito di questo noi poi ovviamente questa è la variante BDOL quindi quella che ci porta ad avere un contenuto di principio attivo CBDTHC circa uno a uno, che è sovrapponibile un po' al farmaco di cui abbiamo parlato prima, specialità, che è, che è il SatiVex. Ora, queste sono le infiorescenze, le infiorescenze di bedioli. Ovviamente si presenta come prodotto di origine vegetale, ok? E come dicevo prima, non è, eh, dal mio punto di vista, la materia prima migliore su cui lavorare. Ora, per evitare eh, Difficoltà da parte del medico perché qual è stato il grosso problema? Punto 1 è stato dare al medico un qualcosa che fosse abituato ad utilizzare: nel senso che, a prescindere dalla bontà che del sono farmaco, sono le gocce, eh, sì, ma come, come modalità. No? Il medico è abituato a lavorare quando, fa, quando eh, maneggia gocce ai milligrammi per ml, quando maneggia capsule ai milligrammi di farmaco. Al medico non importa che l'augmentin come capsula, faccio per fare un nome di un antibiotico che tutti conoscono, pesa un grammo e mezzo. A lui non certo. importa questo, lui interessano i milligrammi di amoxicillina e di acido clavulanico, perché sono i principi attivi nella sua compressa. Nel nostro caso qua ci troviamo sempre a parlare di... Milligrammi di cannabis, che poi sia Bediol che sia Bedrocan, ma non ci preoccupiamo mai dei milligrammi del contenuto di principio attivo, che è quello su cui bisogna partire per la valutazione. Il percorso più difficile è stato sull'olio. Sull'olio, perché l'olio si faceva un'estrazione. Allora, nel 2013 è stato identificato. Voi avete registrato no, a livello ministeriale un tutto. protocollo ufficiale esatto. Allora, che tutti devono... come viene riportato nella ricetta dell'olio, secondo metodo Romano Zecam, protocollo 5. Ovviamente esistono diversi protocolli di formulazione. In questo protocollo qua viene identificato un percorso iniziale di attivazione del farmaco, in più una fase finale in cui dobbiamo fare un, un bagno marea a 98 ⁇ gradi per 100 ⁇ Bene, dopo minute. lo vediamo. Esatto. Quindi la formulazione in cui vi arriva è o nel barattolino, Oppure nel bulk come ad oggi prendiamo, possiamo noi, vederlo, che sono per quelli qui ci sono 5 grammi, in quello esatto. piccolo. Però diceva lei che non è più molto utilizzato perché allora no, state non preparando è molto utilizzato da noi da voi, per ma il semplice perché... fatto è che non riusciamo a sostenere eh, i quantitativi, nel senso che ad oggi un barattolino sono 5 grammi e molto spesso non riusciamo a soddisfare le esigenze nemmeno di un paziente. E voi quando grammi. ordinate, per esempio, quanti... Con 250 grammi tenendo conto Quelli. che esatto. Qua, questo barattolino per curiosità quanto costa? Allora, costa sui 25 euro al grammo. Al grammo, parlo, quindi essendo ce ne dentro 5, 5 sono 25. 25 euro. Quello invece sono... sono 250 grammi. Allora, io parlo di all'incirca, perché ovviamente e parlo di all'incirca per il paziente L'aroma ovviamente è molto intenso e per noi che siamo qua eh, si può fare una distinzione di aroma Possiamo in vedere. funzione al contenuto di THC. Questo è il Bedrocan fondamentalmente. Allora il contenuto... È il nome dell'azienda che... Esatto, il Bedrocan è il prodotto principale di questa azienda. Dopo c'è il Bedrolight, il Bediol c'è il Bedica che però qua in Italia non ha trovato, non ha trovato ampio spazio e anche l'aroma è caratteristico perché in funzione al contenuto le faccio sentire in modo che possa direttamente dopo che si è pulita un attimino le vie aeree. io sento questo, fortissimo l'altro esatto, questo è più delicato più delicato, l'altro è fortissimo perché è più delicato proprio. questo? per il semplice fatto quindi che quindi questa è in fiorescenza? sono giusto? tutte e due in fiorescenza ah, tutte e due? tutte e due ogni, ogni diverse, variante però. contiene Contenuto diverso di principio attivo. Quindi questo è, è Bedrocan, giusto? Questo è Bedrocan e, questo, e è. questo è Bedrocan che mi serve di là per farvi vedere alcune cose. E questo è Bedior, così perlomeno potete vedere ah, le differenze. Quindi, ah, ecco, si sì, si vede, sono piante diverse quindi che Bediole danno origine Bedrocan. a infiorescenze diverse. Quindi, in base al tipo di infiorescenza, esatto, si fa il preparato, hai, in base al tipo di infiorescenza, abbiamo un contenuto diverso di principio attivo. 22 mg per 100 mg, che è questo, il Betrocam, Bet Bet abbiamo all'incirca 7 mg e mezzo di THC e 8 mg e mezzo di CBD per il BDO. Quindi questo è più forte? È più forte in THC, che si, che si ehm, presta bene per la gestione di alcune patologie, Quali come ad esempio supporto chemioterapico, anoressia nervosa, dolore cronico, ehm, i principali sono questi. Poi c'è chi eh, lo vuole utilizzare, a prescindere da, da letteratura che propende sul versante opposto, anche per l'espasticità. Sicuramente è il farmaco più difficile da gestire perché si manifesta prima l'effetto psicotropo. Questo invece è un farmaco, quindi circa rapporto 1-1-bedrocambediol, eh, che si presta molto bene per la gestione dell'espasticità. In effetti, una variante è stata sviluppata per le epilessie. Per la sindrome di Drave, che è un'epilessia particolare, per le spasticità da lesione spinale, spasticità da eh, poliomielite manifestata, spasticità da lombosciatalgie, stenosi del canale. Diciamo che è più versatile il Bediol e ad oggi trova più spazio dal punto di vista terapeutico. La procedura di realizzazione è esattamente eventica. la stessa: uguale per tutti, perché alla fine. Tornando al discorso di prima del cosa cerchiamo di fare noi è dare un farmaco al medico. Quindi togliere quell'alone di fitoderivato. Siamo costretti, siamo costretti perché, ripeto, parlando di fitoderivato, allora tutti propendono all'uso ludico. Parlando di farmaco, riusciamo ad inserirlo nel canale terapeutico. Quindi, noi andiamo a fare un percorso estrattivo che è la forma farmaceutica di elezione secondo me, perché consente di estrarre i principi attivi utili dal punto di vista terapeutico, dosarli e impostare sul paziente, quindi il percorso che dicevo prima di titolazione, impostare la terapia. In quest'ottica noi siamo stati i primi a fare l'analisi tossicologica, nel senso che venendo io da tossicologia forense, abbiamo fatto con gli strumenti che anche in Olanda utilizzavano, la quantificazione dei principi attivi THC e CBD a seguito della resa estrattiva. Quindi siamo riusciti a dare. Noi abbiamo iniziato a lavorarci a novembre 2014, a lavorare in, in laboratorio, fino a che non siamo riusciti a mettere a punto il metodo. A quantificare l'olio, siamo stati probabilmente sì, il Lombardia primi, di sicuro i primi. la prima farmacia ispezionata dai NAS, sono venuti a repertare le cose necessarie. Abbiamo avuto comunicazione dal ministero che andava tutto bene, nel senso che noi seguivamo il protocollo indicato, ma nel protocollo indicato non viene indicato di fare un'analisi in HPLC o UPLC-MS, nel senso che è la cromatografia liquida ad alta prestazione, che è un metodo di separazione e tramite la massa di identificazione. Che dopo vi faccio vedere le analisi, però, in quest'ottica. Noi abbiamo fatto il percorso che il Ministero indicava dando un dosaggio finale nel, nel, nel nostro prodotto, nel nostro farmaco. A seguito di questo, per variati motivi, siamo stati contenti che, eh, tra virgolette, abbiamo... Ma è stato pubblicato già, sulla gazzetta ufficiale no? questo già, protocollo eh, ed è poi quello che tuttora le farmacie devono utilizzare i laboratori. Legge. Esatto, noi ci siamo trovati il 30 novembre, la sorpresa che... Sicuramente non perché l'avevamo fatto noi, ma anche perché è il metodo di identificazione degli stupefacenti. Anche perché per poi legge. tutto quello che viene preparato qui, il campione noi, viene mandato esatto, no? oggi. Noi ogni lotto di produzione lo mandiamo all'agenzia delle dogane che fa parte dello stesso ministero della Guardia di Finanza, riceviamo un certificato di analisi che ci dosa il farmaco. Ovviamente ad oggi procedura standardizzata, i risultati delle analisi sono sempre certo. gli stessi. La legge prevede questo. E ehm, in questo caso qui noi dopo comunichiamo al medico, se interessato, al paziente i dosaggi di farmaco che sta assumendo. direttamente in laboratorio, nucleo pulsante della nostra attività. Come dicevo prima... Tutto Quindi queste sono che... tutte strumentazioni che voi esatto, utilizzate esatto. per arrivare al preparato non solo, finale. Non solo per la preparazione dei cannabinoidi, nel senso che nel nostro laboratorio facciamo, come dicevo prima, dal farmaco pediatrico uh, al farmaco dermatologico a prodotti orali di svariato genere. Sicuramente noi siamo sempre stati ben inseriti nel settore oftalmico. Per cui eh, abbiamo sempre lavorato bene in sterilità e abbiamo diverse strutture private o private convenzionate, perché gli ospedali privati convenzionati non hanno la farmacia all'interno, ma hanno solo il dispensario. Per cui ci siamo strutturati con delle realtà che utilizzano il farmaco all'interno della loro struttura che poi prepariamo noi. Quindi il primo preparato che vedremo qual è? È l'olio. Quindi vediamo la procedura di. Eh, da dove partiamo al prodotto finito e quanto dicevo prima è che tutto quello che noi andiamo a fare come percorso in laboratorio queste ricette mensilmente vengono mandate alla fine arriviamo alla fine del mese quindi i primi giorni del mese successivo vengono mandate in ASL all'ufficio farmaceutico che a sua volta le manda al ministero a Roma nel caso in cui ci fosse qualcosa che non va bene nel senso che ovviamente la ricetta deve avere dei canoni per essere redatta che, redatta, che noi riteniamo formalmente corretti. Mancasse qualcosa, ci fosse anche qualcosa di troppo. voi de, dovete segnalarlo. Del tipo al medico scappa il nome, e il cognome del paziente, oltre ad aver messo il codice alfanumerico. Noi la ricetta non la possiamo accettare. Ah. Nel senso che sono capitati dei casi, soprattutto nella fase iniziale, perché la legislazione. È nuova anche per i medici che decidono poi di redare. Anche ricette. il medico di base potrebbe redarla. Ovviamente allora, non ha la preparazione. No, no, delle... la legge dice che qualunque medico può prescrivere. Ovviamente. Ah, eh, mi scusi, però, molti medici di base non sanno neanche che si possa prescrivere. Cioè, la risposta che viene maggiormente data è quella. Ci capita spesso, abbiamo delle mail che lo documentano di pazienti che ci cercano e ci scrivono. Poi per evitare polemiche. Non, non mostriamo però di pazienti che ci dicono che il proprio medico di base dice che in Italia sono illegali o non si possono fare. Spezzo una lancia a favore dei medici di base, nel senso che non è colpa loro. Dovevano essere correttamente informati. Giusto. Nel senso che tra l'altro non è compito loro informarsi. Noi siamo strutturati per fare il farmaco. La legge italiana consente a loro di prescriverla dovevano essere altre istituzioni a prendersi carico di informarli di questa possibilità. Poi quello che dico io, come abbiamo giustamente eh, fatto presente prima, ci sono delle specialità, come tutti i farmaci, di elezione di alcune categorie di medici. Eh, come si suol dire, ognuno ha il suo mestiere, no? Questo farmaco, gli specialisti che meglio lo gestiscono sono i neurologi e eh, gli, anestesisti. gli anestesisti. Allora, in quest'ottica il medico di base, secondo me, non dovrebbe... Per primo fare un'impostazione della terapia, ma sapere che si fa, sapere dove si fa e poi eventualmente essendoci una modulistica che è uguale sia per chi la prescrive la prima volta sia per chi fa la ripetizione della ricetta. Quindi il medico di base deve sapere le stesse cose formali dello specialista, esserci una forma di. Collaborazione, Nel senso che va a ripetere la terapia impostata, quindi io dallo vado specialista. dallo specialista e una e volta continuo, mi prescrive esatto. la terapia, esatto, e la, non so se devo fare la ricetta. Dopo i tre mesi che resto quel dosaggio terapeutico, posso andare dal mio quindi medico. Quindi, dopo i tre mesi base. che ho esaurito, esatto. diciamo la cura, posso andare dal, dal mio medico, medico, medico di base esatto. e lui me la fa. Eh, dovrebbe vuole. ripetere la stessa, siccome Forse. viene lasciata una copia al paziente, dovrebbe ripetere la stessa, la stessa ricetta negli stessi dosaggi, quindi la stessa ricetta. Viene fatta due volte uguale? No? Noi consegniamo una copia parte. Ah, perfetto. In questo caso, io, soprattutto, essendo scritta a mano, è lunga. Perfetto. E chi la scrive poi al computer. Ok, allora, arriviamo allora qui. arrivati qui, la cosa. Eh, questo metodo Romano Azecan protocollo 5 prevede delle fasi. Base di passaggio per cui il farmaco deve essere attivato in stufa, stufa ventilata, ventilazione forzata. Il metodo Romano Zecca è, è quello che voi 5. avete registrato, giusto? Brevettato. No. Questo no. è il metodo che il ministero ha identificato come metodo corretto di preparazione: okay. Okay. ha identificato un solvente adatto all'estrazione, che era l'olio di, di oliva, perché okay. era un solvente commestibile. Fatto questo, noi abbiamo fatto la quantificazione del farmaco nel loro protocollo. Wow. No, diciamo che abbiamo messo l'appendice conclusiva, che consentiva Quella di... Quella che mancava, Perché esatto. altrimenti non sapevamo quanto farmaco prendeva il paziente o quanto farmaco dare al paziente, dipende da chi Ci vuole vedere fa. la cosa. Allora, il passaggio iniziale, fondamentale, come ho detto prima, noi oggi non utilizziamo il farmaco perché servirebbe un vero paziente, una vera ricetta, noi ce l'abbiamo caricato sul registro stupefacenti per cui non lo possiamo scaricare anche Così per semplicemente per far vedere per simulazione questa è una canapa uso alimentare quindi non è l'infiorescenza ma è la canapa tra virgolette che possiamo trovare in biodilizia possiamo trovare in altri settori come l'alimentare quindi proprio anche in cucina e come vedete più che infiorescenze sono, sono cellulosa, sono foglie quindi non contiene un THC superiore allo 0,2%. Beh, comunque anche diciamo, la coltura di questa canapa sì, questa... viene denunciata per legge e poi molto esatto. spesso anche difficile, allora, perché lì si instaurano viene anche Viene denunciata delle... per legge, deve avere un contenuto non superiore allo 0,2%. Eh, però succede molto spesso che a volte le... certo. il meteo cambia questa concentrazione, quindi se il prodotto ha... è maggiormente disidratato, il contenuto di principi attivi è più alto e quindi e diventa psicotropa. Ognuno. Allora, l'effetto psicotropo a uno 0,2% è molto difficile, sicuramente non rispecchia i limiti ministeriali, quindi, poi è di chi fa quel tipo di coltura adottare gli opportuni accorgimenti. La cosa importante è che noi, una volta che arriva la ricetta, come potete vedere in ricetta, c'è 5 grammi in 50, a prescindere da che sia 5 grammi in 50, 10 grammi in 100, i rapporti ottimali di estrazione sono 1 a 10. Quindi, questo range è un range fondamentale, c'è chi arriva a 1 a 16, quindi per dire 3 grammi in 50, però eh, andiamo a ottenere un farmaco molto più diluito, ok? Fatto questo passaggio noi dobbiamo, stufa termoventilata, ventilazione forzata. Allora è uno strumento fondamentale per l'attivazione di cosa? Dal 1990, questo qui è un articolo storico, per chi fa il nostro lavoro, sono state fatte svariate prove a temperatura, tempo e condizioni di ventilazione per fare il passaggio fondamentale. Qua dentro vi prendo il Bedrock, anche quello a contenuto più alto, ed è proprio questa variante. Abbiamo il THC in forma acida, motivo per cui l'odore è più pungente, contenuto di principio attivo psicotropo più alto. Allora, nell'infiorescenza nell abbiamo... Questo prodotto che è il THC acido ed è un profarmaco. Il profarmaco non ha effetto psicotropo, non ha effetto terapeutico. Motivo per cui il paziente, i pazienti, tanti la fumavano per avere l'effetto psicotropo perché serve calore a fare cosa? Serve il calore. Cioè, quindi in passato quella. Chi la fumava? Il, motivo, fu il fumata, motivo del fumo uh... è che questo passaggio rende il farmaco attivo. Abbiamo la perdita di questo carbossile. Che è che elimina l'idride carbonica, otteniamo il THC. Però spa. lei diceva che fumandola, per esempio, con fumandola, col, la degradiamo la perché degradiamo la perché 400 a 400 gradi, gradi e quindi esatto. la maggior parte del. Il 40% del farmaco si viene perde, degradato. degradato quindi... Per cui il paziente che lo compra per farne un uso terapeutico inalatorio quando scendia, scegliamo la forma inalatoria rispetto alla forma orale, quando dobbiamo gestire le acuzie. Le acuzie intendo dire il dolore acuto importante, invalidante, che non consente al paziente una prevedibilità. Cioè tipo non so, i dolori spinali. Esatto, il dolore spinale, il mal di testa, stenosi del canale, che, del canale eh, spinale che magari lasciano in posizioni magari a volte difficili da gestire, per cui in quel contesto... Se non abbiamo una stimolazione dei nervi spinali, non percepiamo il mal di schiena nel momento in cui, tra virgolette, si resta bloccati, allora in quel caso utilizzo il farmaco e quindi lo gestisco con la cuzia. Certo allora no. non ha senso prenderlo tutti i giorni. Quindi si passa alla forma inalata. La forma inalata ci sono i, i tipi... Dopo di magari lo, vedi che lo vedremo. vedremo. Allora, il farmaco che abbiamo visto è questo. Il farmaco attivo nell'infiorescenza, il profarmaco non attivo... Nel prodotto scaldato ho il farmaco attivo, ovviamente temperatura, tempo e condizione di ventilazione ogni laboratorio deve identificare i suoi, quindi non posso dire oggi quelli che sono i parametri da noi impostati perché sono quelli che caratterizzano le nostre rese di reazione. Quest'altro farmaco qui che è il Bediol presenta due principi attivi, THC acido e CBD acido che a seguito... Del riscaldamento si trasformano in THC attivo e CBD attivo, questo è un metabolita. Allora, una volta attivato il farmaco, possiamo iniziare la lavorazione per ottenere il nostro olio o quello che decidiamo di voler fare. Come viene fatto questo primo passaggio? Andiamo a posizionare i grammi di materia prima di inferiore. Quindi partiamo comunque. da 5 grammi, esatto, giusto? Di 5 grammi, poi in questo caso qui per comodità ho fatto 10 grammi. 10 grammi, per sono da, due... Per dare, per dare un volume al paziente, paziente al, al telespettatore per poter vedere. Però in questo caso qui noi andiamo a coprirlo semplicemente con della stagnola, ma è in un baker e abbiamo i nostri 10 grammi. Una volta pesati i nostri 10 grammi lo andiamo a posizionare nella stufa termoventilata, andiamo a impostare il tempo che noi decidiamo e ovviamente la temperatura che noi decidiamo di voler raggiungere. Io adesso, ripeto, imposto una temperatura a caso ma che sia identificativa, ok? Sicuramente non è una temperatura bassa. Ok e poi impostiamo, qui l'abbiamo messa a 300 gradi, esatto. potrebbe essere 23, 15 minuti da 23 30. in poco tempo. Salirà la temperatura. Non sono queste le temperature. Certo. Il tempo e il grado può di può essere ventilazione. 50 minuti a esatto. seconda di quello che Ogni il, laboratorio perché, ripeto, il pro proprio protocollo. Utilizza. Fatto questo passaggio, arriviamo alla fine dei parametri da noi identificati come ottimali. Andiamo a prendere il farmaco e passiamo alla fase successiva. Farmaco che ripeto è attivato. Cambia o rimane la stessa consistenza? Simbruno, si si diventa un po non più, Non cambia, un si secca perché perde l'umidità contenuta, ovviamente, essendo certo. esposto a una fonte di calore ventilato, tenderà a seccarsi. Una volta seccato, adesso, ovviamente. Lo spegniamo, facciamo creato. finta che siano no, passati a 300° esplode il becker. Il farmaco una volta attivato, questo è una cosa che mi preme tantissimo. Allora, l'infiorescenza macroscopicamente la vediamo così, no? Abbiamo già fatto diverse zoomate dall'infiorescenza. Al microscopio l'infiorescenza si presenta in questo modo. Queste goccioline, fanno questi peduncoli, fanno parte dell'infiorescenza, si chiamano tricomi. Sono delle membrane cuticolari, come se fosse un epidermide che contiene le goccioline di farmaco. Il farmaco è qui è dentro lì dentro. Quindi, quindi, anche se attivato per poter avere un'azione terapeutica, dobbiamo tirarlo fuori da lì. Lì dentro, attivato, non serve comunque a nessuno. Quindi, quando viene impostata una terapia con le cartine mediante infuso, quello che si chiama tè di cannabis, che poi le vediamo: l'infiorescenza no? deve essere assolutamente assunta alla fine del riscaldamento. Non serve aggiungere olio, non serve aggiungere burro, non serve aggiungere latte perché per 15-20 minuti di bollitura a 100 gradi, con dentro una piccola frazione di sostanza lipofila, da lì non esce niente. Non è preposto a far uscire quindi entra mangiata, deve essere mangiata. Quindi altre forme per quel tipo di via di somministrazione non servono. Quindi una volta che il nostro prodotto da qui dobbiamo tirarlo fuori. È stato quindi essiccato? La nostra sostanza, e ci portiamo nello step successivo dove avendo noi 10 grammi, ci serviranno 100 ml di olio. I nostri 100 Perché è il, diciamo, il, il rapporto, rapporto di 1 diluzione è a 10. ovviamente olio extravergine di oliva, non quello domestico. Ma quello da laboratorio è un olio di oliva che presenta una certificazione, per cui dall'azienda, come per la variante che abbiamo visto prima, ci vengono rilasciati i certificati di analisi. Adesso andiamo a preparare 100 ml. Poi, per rompere la membrana cuticolare, come avete visto prima, mi serve un miscelatore a lame. Me lo puoi prendere, Elisa, per favore? Dove fondamentalmente, se fossimo. In una trasmissione di cucina è il mini, un mini peamer. Questo è un mini peamer che costa di più che Beh, posso immaginare che po lavorerà per, in maniera per uso, diversa. Per uso farmaceutico, ma fondamentalmente si presenta come un mini peamer. Andiamo a versare il nostro olio sull'infiorescenza, che ripeto, è stata precedentemente scaldata e attivata. E andiamo a mixare, purtroppo mi viene da dire come se fossimo in cucina, però è anche vero che i chimici tendenzialmente tendono ad essere dei bravi cuochi. La resa di questo tipo di prodotto nello specifico non potrà mai essere ottimale, il farmaco non conterrà mai questi semi. Okay. Il seme pesa e non contiene farmaco, per cui quello che arriva dall'Olanda non è certo questa variante uso alimentare. Preferito dare spazio alla spiegazione dei passaggi appunto perché non sembrasse una, una semplice fase come da cucina se certo anche perché sincero. poi è stata fatta tutta una sperimentazione esatto. quindi allora noi utilizziamo di nostro queste sono delle sfere che vengono inserite nel miscelatore delle polveri per disgregare le polveri e uniformarle, le utilizziamo anche nella preparazione delle capsule di cannabis. Le vado a inserire direttamente in un becker in modo da creare un peso per metterlo nel bagnomaria. Ultimo passaggio del metodo romano The Camp in modo da fare peso, quindi essendo l'olio più leggero dell'acqua, evitare instabilità del nostro becker uniformare il colore all'interno perché ovviamente essendo di acciaio per il raggiamento mi mantengono la temperatura desiderata questo è un piccolo passaggio che abbiamo deciso di, di impostare noi in laboratorio Per fortuna il farmaco vero è un pochino è un pochino, più, man no, è no. Un pochino ah. più maneggiabile del prodotto alimentare perché ovviamente si uniforma meglio. Diventa come una specie di spremuta. Per capirci, quindi il prodotto finito come spremuta si manipola meglio, non lascia tutto questo residuo. Il farmaco viene lasciato, viene portato. A 98 gradi per 120 minuti e noi costantemente andiamo a monitorare la temperatura all'interno, che ovviamente adesso è di 23 gradi e 8 fino a 98 gradi e lo manteniamo così per 120 minuti. Fatta questa fase finale, andiamo a prendere. Elisa per favore mi passi uno dello scottex, no dello scottex. Grazie. Si estraggono nuovamente le sfere e il farmaco viene filtrato attraverso dei filtri di cellulosa classici, ok? Per cui viene versato la non filtrazione. No, 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 non c'è buco perché il farmaco deve, deve, deve trattenere completamente la matrice di infiorescenza. Da qui passerà soltanto l'olio con il farmaco, col principio attivo. Una volta fatto questo passaggio che mediamente ci mette più di 30 minuti una filtrazione a volte eh, poi dipende da quanti ml dobbiamo filtrare. Quindi questo lei lo rovescia qua dentro? Esatto, lo rovescio qua dentro ovviamente per gravità subirà una filtrazione, lasciandolo per un tempo sufficiente. Resterà solo il residuo che viene nuovamente stoccato e caricato nel registro stupefacente. Com'è il residuo? Vedere. Possiamo vedere? Il residuo non è altro che una matrice, una specie di purea. Una specie di purea di cannabis che rimane a seguito dell'estrazione. Questo ha un contenuto ancora di THC e CBD, quindi paradossalmente è ancora una sostanza stessa. però non facente. è più utilizzabile. Non è più utilizzabile perché l'estrazione non è esaustiva. Nel senso che, se facciamo conto che noi abbiamo 22 mg di THC per 100 mg, nell'estrazione riusciamo ad avere 13 mg ml. Quindi il rimanente è qua dentro. Una parte per forza resta nel nostro prodotto. Questo prodotto. Il ministero nel decreto del 15 gennaio non si è ancora espresso su come smaltirlo. In realtà si potrebbe andare all'inceneritore come si fa per le forze dell'ordine: si smaltisce. Non essendo comunque stato espresso in merito, noi siamo all'incirca 3 kg, li stocchiamo nei vari barattoli e li teniamo in cella freezer, perché altrimenti quello che ci diversifica dall'ospedale è che noi possiamo fare manipolazione che prevede sottoprodotti di lavorazione. Loro possono solo fare ripartizione, per quello che loro sono vincolati. Dopo spiegheremo cos'è la ripartizione perché sennò un, okay. un allora, spettatore non il sa. Il cosa. nostro farmaco dà un colore dell'olio, di questo colore, assumerà ovviamente un colore molto diverso. E il colore molto diverso nasce dal fatto che la materia prima era imbrunita e dal fatto che si è arricchito in THC attivo. Una volta fatta questa fase finale, andiamo ovviamente a mettere in etichetta la stessa dicitura che abbiamo sulle varie ricette, quindi la data di preparazione, il classico dottor Mario Rossi o quant'altro, per cui nome di fantasia del dottore, codice alfanumerico del paziente, la variante del farmaco, ovviamente. Cioè la variante in contenuto di THC, i grammi di farmaco vanno indicati 5 grammi, come avevamo prima, 5 grammi in 5, 5 grammi in 50 ml ha un costo di 115 euro. Quindi la ricetta che mi avete presentato prima, costo finito del farmaco è 115 euro. Poi cioè, quindi questo la è sono 115 euro da 50 ml 50 ml sono molto importante da definire sono mille gocce mille gocce e il farmaco va ripartito sempre costantemente non è previsto dalla normativa e non è scritto in nessuna legge ma eh, il farmaco va ripartito sempre nello stesso flacone perché come potete vedere 20 gocce di questo contagocce fanno un ml e il medico quando parla di ml e di gocce di solito fa, fa riferimento a 20 gocce che fanno un ml, quindi questo è 50 micron come contagocce. Se noi abbiamo 30 ml di farmaco, come dicevo magari prima, per chi ne prende meno e via dicendo, abbiamo un contagocce da 0,25-40 Quindi viene gocce sempre fanno... usato l'altro. Noi sì, perché teniamo per una... conto a questo tipo cioè, di. Almeno il paziente sa esattamente se devo prendere il, il contagocce. Ma quando a volte gocce... si cambia laboratorio? E magari la ripartizione è di 30 ml al posto che di 50, al posto che di 100. Si può fare confusione. Il, il, ovviamente il collega magari decide di adottare un flacone che si presenta pieno agli occhi del paziente. Ma il flacone pieno agli occhi del paziente non significa tutela per il paziente, perché se cambio contagocce, certo. cambio la do, il numero di gocce per fare un ml. Per cui si trova o a dimezzare la terapia o a raddoppiarla senza accorgersene. E questo può diventare pericoloso. Allora, una volta fatta questa cosa, ovviamente c'è una dicitura perché viene riportata la posologia. Viene riportata la posologia di finale di mantenimento a seguito dell'analisi tossicologica. Perché una volta fatto questo percorso, ovviamente farmaco che fa parte del, del decreto ministeriale, la legge 309-90 che è il decreto unico delle droghe. E il farmaco è anche dopante. Se mm, io viaggio in aereo con questo farmaco non c'è problema posso. perché il paziente ha la copia della ricetta che ne fa, ne, ne giustifica l'utilizzo terapeutico. E se invece guido, ma non sono, cioè nel senso ce l'ho in macchina, ma non è, non sono ah, colui che la utilizza, trasporto. per ovviamente, il trasporto? Ovviamente quando noi rilasciamo il farmaco, come dicevo prima, viene presa la carta d'identità di chi ritira. L'importante è che sia maggiorenne, poi se il farmaco viene ritirato non dal paziente, ovviamente viene fatta una delega. Se viene spedito abbiamo tutti i riferimenti di dove e a chi viene spedito, che alleghiamo alle nostre ricette che vanno detenute per 5 anni. Quindi per 5 anni abbiamo questo monitoraggio. Fatto questo passaggio arriviamo al percorso che ci ha un po' caratterizzato, quindi la quantificazione del farmaco contenuto. Per la, la quantificazione noi ci appoggiamo, come dicevo, al nostro collega dell'Agenzia delle Dogane che è un chimico dove abbiamo un contratto in essere con loro oramai da diverso tempo, lo stesso strumento utilizzato anche in Olanda e questo è l'UPLC o HPLC che è la cromatografia liquida ad alta prestazione, questo è lo spettrometro di massa che è il metodo identificato per l'analisi delle droghe e delle sostanze stupefacenti. Perché quando si parla di droghe c'è il narcotico e c'è lo stupefacente, per cui è, è utile la distinzione. Che cosa otteniamo? Otteniamo dei cromatogrammi da cui noi poi andiamo a ricavare dei risultati. Questi risultati vengono formulati in un certificato. Devono essere sempre uguali, no? Ovviamente adesso a seguito della procedura di formulazione sono sempre gli stessi. In questo certificato troviamo 1.3 grammi per cento. Quindi 1.3 grammi di THC perché è variante Bedrocan, ovviamente diviso 100 troveremo 13 milligrammi grammo. Okay? Quindi il medico sa per ml il dosaggio del suo farmaco. Se dovessimo avere la variante Bediol ovviamente ci troviamo la titolazione, la quantificazione dei due principi attivi perché il Bediol è caratterizzato da due principi attivi. Questi due principi attivi ovviamente qui sempre espressi in percentuale vengono tramutati in THC e CBD, e questi sono i dosaggi. E quindi, eh, mandate un Mi campione... passi per favore, esatto, siringa e ago del 18. Ovviamente dobbiamo utilizzare un ago grande, perché il solvente fare è, è Questa espresso. operazione quanto costa? Cioè incide allora, sul prezzo del farmaco? Sì, esatto. Allora, noi abbiamo iniziato. Molti pazienti giustamente si sono lamentati, però... Non è, non è una cosa di pesa da noi. Abbiamo un contratto in essere e di là i contratti sono visibili da 106 euro ad analisi più IVA. Quindi siamo attorno ai 120 euro. Eh, questi, Perché ogni volta che voi fate esatto, preparazione, ogni volta che facciamo un lotto mandate. di produzione, dobbiamo mandare. Quello che noi cerchiamo di fare eh, è accomunare le preparazioni uguali in modo da andare a dividere questi soldi sul numero di pazienti che trattiamo. Ad oggi diversi laboratori poi si sono mossi, anche in università a Milano, a tossicologia forense e quant'altro, si sono mossi per cui abbiamo da poco ritrattato anche il nostro contratto in essere perché comunque con il funzionario ministeriale delle dogane e eh, il dottor Calvi abbiamo costruito un gruppo di lavoro che va al di là del lavoro che svolgiamo per il paziente. Stiamo per uscire con una nuova pubblicazione, con un nuovo metodo che ci ha caratterizzati. Per cui eh, non, non, non volevamo neanche noi cambiare realtà analitica come supporto. Abbiamo rivalutato il nostro contratto. Quindi ad oggi siamo a 42,50 euro più IVA ad analisi. Che quindi se ci sono quattro pazienti con lo stesso. sono 10 euro paziente. Sono 10 euro paziente che però incidono? È una cosa di una settimana fa, ma perché? Ovviamente i tempi dell'amministrazione pubblica sono magari un pochino più lunghi nel senso che abbiamo dovuto no, no? Era, poi faremo il conto sì, sì. totale abbiamo no? inoltrare senso... una domanda per la rivalutazione del nostro contratto in essere mandare a Roma la certo. domanda è stata un po' una cosa per cui noi andiamo a prelevare un ml del nostro prodotto ne hai fatto il campione quindi esatto facciamo un campione Questo è il vial che mandiamo in laboratorio. Di questo campione ovviamente sono tutti vial singoli, confezionati singolarmente in modo sterile, per cui poi non ci sono contaminazioni. Il nostro farmaco viene mandato nel vial allegato dalla documentazione che dice, per dire questo è un numero ipotetico dei pazienti di, di un'analisi vecchia però tanto non si riesce a risalire ai pazienti dove abbiamo la variante il rapporto di diluizione il numero di pazienti per analisi quindi queste quanti pazienti c'erano? 1, 2, 3, 4, 5 Ah, 5, 5 pazienti. pazienti abbiamo diviso i 120 euro per paziente per cui è ovvio che è un costo aggiuntivo i 115 euro nel momento in cui ci sarà una identificazione procedurale, dove ad esempio anche il passaggio che prima non ho potuto dire, di sì, che dei temperatura, minuti, di temperatura tempo è... e via dicendo, eh, che caratterizzano i singoli, perché alla fine al paziente a tutelarlo c'è sempre un certificato d'analisi, però c'è chi estrae 4, 4 mg, c'è chi ne estrae 13, e quella è la differenza, per cui questo cosa varia? Sulla durata della posologia del paziente e sulla posologia giornaliera. Certo. Perché se io dico 20 gocce, 20 gocce da 13 mg, è più forte. Il rispetto il paziente che ne prende 5 e eh, deve prenderne 35, di certo. cambia. Quindi questa è una forma di... Insomma, io ho capito, ci vuole una stretta collaborazione comunque anche con... Eh... Allora, dal mio Forse punto... con dal... il medico specialista. Perché... Con il medico specialista. Dal mio punto di vista, allora, sono nati perché dei siti Perché poi la posologia il protocollo... sono nati su... dei siti internet dove le farmacie che fanno cannabis, non sai cosa, ma le farmacie che fanno cannabis si vanno a iscrivere su questi siti. Allora, come è successo in Svizzera due mesi fa, la Swissmedica ha fatto una caratterizzazione dei laboratori. Chi può fare che cosa? Se ci sono le condizioni e le competenze. Questo deve essere preposto nell'ottica di una collaborazione con i colleghi, nel senso che invece che il paziente... Da lontano, prende contatto con noi, noi mandiamo il farmaco direttamente al paziente, eh, lo sottoponiamo a essere in casa perché dobbiamo mandare a ritirare la ricetta, deve essere in casa perché glielo consegniamo, deve stampare il DDT per il trasporto se no non riusciamo. Pazienti anziani, pazienti oncologici, fan fatica, magari i parenti lavorano. Se il paziente potesse andare nella sua farmacia, impostare una forma di identificazione sul territorio dei laboratori una forma di collaborazione con i colleghi per cui tu tieni il tuo paziente, non verrà mai neanche a sapere che facciamo, o meglio, lo viene a sapere perché nel, nel, nel prodotto che ti mandiamo ci siamo noi, ma lo stesso costo che lo paga da me lo paga da te. Il problema è che ad oggi la legge non è che non c'è, la legge c'è ma dice tu farmacia, hai il tuo paziente, prendi la ricetta, la mandi al tuo collega che fa il lavoro. Il tuo collega fa il lavoro, te lo fattura e te lo rimanda. È come se tu facessi solo un servizio, è disincentivante. Alla fine il lavoro, il servizio, l'essere a disposizione del paziente va anche riconosciuto. Poi io sono bravo a fare il farmaco, ma tu sei quello che si interfaccia col tuo paziente. E fondamentalmente se riusciamo a fare un percorso di questo tipo, lo gestiamo e lo valorizziamo, invece di tirarci certo. la coperta corta, capite? Certo. Quindi... Fatto il primo pezzo che è il farmaco, ci sono colleghi ad oggi che si sono messi a fare anche i colliri. Allora, come dicevo prima, noi lavoriamo molto nello Quindi stanica. con l'olio, no? Lo stesso prodotto viene ripartito in una forma farmaceutica come collirio da instillare nell'occhio. Le terapie per il glaucoma, perché anche nel glaucoma il CBD ha dato grandissimi effetti terapeutici, er terapeutici erano per bocca. Allora, la legge dice che può essere fatta una forma farmaceutica di questo tipo se c'è un riferimento in letteratura. Chi si è messo a fare forme farmaceutiche di altro genere non sono in letteratura. Per cui, soprattutto che noi lavoriamo molto nell'oftalmica, farmaci di questo tipo rischiano lo scioglimento della cornea. Danno irreversibile. Per cui, ehm, Quindi è, diciamo molto non per i, allora, è molto pericoloso. Quindi non Allora, dovrebbe sempre essere l'informazione non arrivare da noi farmacie che pubblicizziamo cosa sappiamo fare ma dovrebbero essere i medici a scegliere quello che è possibile fare perché quindi l'olio nell'occhio non fa bene? l'olio nell'occhio no, e soprattutto che sia... se si mettono degli emulsionanti gli emulsionanti sono quelli che permettono di formulare un'interfaccia acqua-olio ok? come la maionese no? insieme acqua e olio perché abbiamo dentro le lecitine in questo caso qui gli emulsionanti se non sono monitorati in un percorso costruttivo di fasi di studio, è per quello che non avere per questi farmaci qua le fasi di studio di registrazione all'AIFA a volte espone dei rischi. Quindi secondo lei per il glaucoma all'occhio il risultato si ha con la terapia si per bocca, orale? Va bene, perché in letteratura scientifica ci sono dati che portano a beneficio se la terapia è orale. La terapia Quindi solo per il dolore oppure si hanno anche... No, no, porta a una riduzione della pressione endoculare se preso per bocca quindi la, il problema del glaucoma che porta a una riduzione del campo visivo per cui nel momento in cui noi riusciamo a togliere la pressione endoculare parte che il beneficio è visivo non è nemmeno il farmaco di prima elezione come abbiamo detto prima tutti gli altri non devono fare effetto arrivare alla cannabis per curare il glaucoma vuol dire che il paziente non è messo bene ad oggi c'è sempre l'intervento chirurgico che è quello che dà minori effetti secondari anzi dà proprio il beneficio per cui se è lo specialista, e anche lì lo specialista che ha trovato in letteratura, che si. Può, e, e non è per tirare le calende greche, eh? cioè la letteratura scientifica quando dà dei, dei dati significativi, ad oggi tramite internet, tramite i motori di ricerca scientifici, è uno strumento utilissimo per impostare delle terapie. La globalizzazione... Eh, a volte è, è questo il beneficio della globalizzazione. Veniamo al nostro. Foglio. Fatto l'olio, che è una forma farmaceutica, viene dato al paziente, ripeto, prendendo i suoi documenti, allegando la sua ricetta, viene tutto fatturato con codice fiscale. E come si assume per bocca, per con bocca. acqua? Allora, con viene assunto per bocca, tendenzialmente può essere assunto eh, su, io consiglio sempre su un cucchiaino in modo da poter dosare le gocce, mai per bocca. A volte si vede chi si instilla le gocce direttamente in bocca, ma in, in bocca è più difficile monitorare quante gocce vanno. Le conto su un cucchiaino, poi le prendo per bocca. A volte i medici consigliano di metterlo sotto la lingua quando sono poche, in modo da ev evitare il metabolismo di primo passaggio epatico e il farmaco è attivo in modo più immediato quindi si manifesta prima l'effetto terapeutico quindi o sublinguale questo però le deve sono essere poco. sul consiglio del medico che decide o la via orale o la via sublinguale fare l'automedicazione orale eh, si può bere con orale nel senso con... che lo si mette su un cucchiaino e lo eh, si deglutisce così lo si deglutisce poi il medico va a impostare la terapia che tende tendenzialmente... quindi questa per esempio questa mh, terapia che è stata 5 eh, gocce ipotizzato. la mattina 5 gocce la sera per cui facendo queste due somministrazioni si può anche associare i pasti, nel senso che il, il veicolo, il solvente utilizzato è un prodotto di origine alimentare di grado farmaceutico e in questo caso qui posso utilizzare i due pasti come eh, calendarizzazione nella giornata. Quindi questo mi durerà, questo boccettino da 115 euro, quanto mi durerà? Sono 10 gocce 100 giorni, perché 1000 gocce diviso 10 fa 100. Quindi avrò... Questa spesa, perché poi non l'abbiamo detto, è tutto a carico del paziente, no? Esatto, questo, questo quello costo. infatti che dicevo prima viene fatto tutto su fatturazione codice fiscale e si può detrarre, per detrarre. quindi un boccettino per, per la mia cura, per questa patologia che ho, mi dura eh, farmaco più ripartizione sul costo dei pazienti dell'analisi facciamo sì. caso, abbiamo detto 130, 115, 135, più altri 10, 10 15. 20 euro, perché poi è da, sì. da, da poco, quindi, quindi andiamo a 130, facciamo, esatto, facciamo 130, viene fatto tutto sul codice fiscale per cui lo si mette nella detrazione a fine anno, e quindi diciamo che eh, 100 giorni sono più di 3 mesi, esatto per quindi, una posologia di questo tipo. Che è un cioè po bassa la durata rispetto... nel tempo, sì, sì, sì. È un po' bassa. Allora, diciamo di solito andiamo una media dalle 20, alle, dalle 40. 20 alle 40 gocce. 20 e 40 gocce, dai 50 ai 25. E 50 più o meno... Ai 5 il... Ah, dai 50 ai 25. poi alla quindi fine... Rapporto, sono multipli interi. Cioè, eh, cambia po di poco perché tenete conto, la lavorazione nostra... Non ha un costo eccessivo, nel senso che sono 4,70 euro di onorario professionale. Un euro mettiamo il flacone che non costa nemmeno a noi un euro perché costa 1,50 euro la pipetta, in più abbiamo i diritti addizionali perché è uno stupefacente di 1,55 euro. Questo cioè, è un tariffare nazionale: stato, diritti... no, no, questo ah. qui è il nostro onorario professionale, ah. è il costo intrinseco del farmaco che è alto. Ma è... Quindi abbiamo detto che dal, il grammo che arriva dal, dall'Olanda costa 25 allora, euro esatto. mediamente. Perché funzione, ci sono... Ovviamente io parlo di all'incirca, non è che non sappiamo il dettaglio, è che se io prendo sì, i 22, 250 eh, sì, grammi sì. a un costo, se certo. prendo i 5 grammi a un altro costo, la media è sui 25 euro al grammo ad oggi. 25 euro grammo, mentre se fosse eh, diciamo, coltivata in Italia, eh, so che oggi Beh, ci sono ad, delle spese... Esperimenti... Abbiamo dei dazi doganali molto più bassi, per cui siamo all'incirca a 758 euro al grammo. È vero È che un... comunque i campi sperimentali, comunque le serie sperimentali che eh, ci sono qui in Italia, i residui della sperimentazione mm. vengono bruciati. Vengono... Sì. Per le GC, sì, eh, essendo, potrebbero... essendo tutto un percorso che nasce da Rovigo e poi è stato spostato nei magazzini militari. E poi pare che li chiuderanno. No? I, le serre di Rovigo. Per può la... essere oramai quella era una sperimentazione non a scopo farmaceutico. Per cui là si facevano tutti i tipi di canapa, anche quella industriale, quella per la biodilizia, via dicendo: quella tessile. Ogni variante è stata studiata giù nei magazzini militari viene sviluppata solo e sono delle varianti che ad oggi potremmo definire sovrapponibili a quelle che stiamo comprando noi dall'Olanda perché giustamente poi se io mi trovo un farmaco un'infiorescenza quindi una base da cui partire che ha una concentrazione di farmaco dimezzata rispetto a quello che abbiamo noi se fosse così quello che noi abbiamo oggi allora dovrei usarne il doppio quindi giustamente si sono prodigati per avere delle varianti uguali a quelle che compriamo iniziamo la prossima preparazione allora le prossime preparazioni ovviamente come abbiamo detto ci sono delle forme sempre per uso orale quindi non trattiamo oggi la forma inalata anche se la cartina e la capsula possono essere utilizzate Beh, però magari lo facciamo vedere sì no? sì no facciamo vedere nel senso che quello che arriva al paziente è la stessa cosa poi decide se farci la tisana o se assumere la capsula o se metterla nel vaporizzatore sono le due vie di somministrazione che cambiano il prodotto è il medesimo Beh, Adesso, però non sarà il paziente, ma sarà presumo il medico. Sì, sia sì, il medico a definire la forma farmaceutica. Adesso la seguiamo. La mia assistente, intanto che io vi spiego, vi fa vedere gli strumenti. Allora. Qui andiamo alla terapia, orale, esatto, C'è l'altra la ricetta. Esatto. Andiamola a prendere, così capiamo esattamente. Allora, noi ovviamente andiamo ad utilizzare in funzione, quello che dicevo prima, il numero dei pazienti alla tipologia di farmaco che viene prescritto li accomuniamo in questo caso non perché c'è un'analisi il prodotto orale non prevede analisi aggiuntiva quindi quello che viene prescritto al paziente è quello che paga e quello che assume ora in questo caso qui quando il numero di pazienti è sufficiente lavoriamo su un'incapsulatrice semiautomatica ovviamente le nostre sono da 300 percoli quindi vai ripartisci le nostre incapsulatrici sono da 300 percoli dove noi andiamo a macinare Facciamo lo stesso passaggio che avete visto prima, quindi mettiamo il prodotto in stufa termoventilata, lo attiviamo e poi lo maciniamo tutto a secco in modo da formare una polvere omogenea che possa essere poi ripartita nelle capsule. Quindi una volta che la polvere è omogenea viene ripartita, adesso per semplificare abbiamo messo delle capsule numerate sapevamo che erano già 150 in funzione al nostro caricatore di solito ovviamente prendiamo il bulk questo viene inserito e c'è un riempimento molto più veloce quindi vengono inserite ovviamente con questo passaggio qui lascialo sotto no c'è lo io di sostituzione tenendo conto che il numero prego prego metti che il numero dei pazienti possa essere sufficiente per riempire un'opercolatrice da 300. Noi andiamo ad aprire, scusa. Ok. Vengono aperte tutte contemporaneamente. Poi la polvere precedentemente preparata, esatto, vengono distribuite sulla nostra incapsulatrice. Perfetto. Viene la polvere ovviamente distribuita nell'incapsulatrice, il prodotto ovviamente, quando è possibile è puro, quando non è possibile viene ehm, coadiuvato di eccipienti, che non vanno a alterare la formulazione, ma che consentono eh, si mettono gli eccipienti o no? Allora eh, dipende dal dosaggio, se siamo sui 200 mg la capsula contiene solo quello. Per cui avremo per dire quindi Bedrocan 44 mg di zettozza. Quindi penso sia molto È forte È un dosaggio no? abbastanza alto. Eh, tendenzialmente si parte da 50 mg, o perlomeno le capsule che capitano a noi partono da 50 mg in modo Qui che dentro. la ricetta vediamo un po' cosa dice. Sono di capsule da 200 ciascuna, per cui andrebbe a riempire Totalmente direttamente il capsula. volume della capsula. Ovviamente quando, 200 se noi avessimo... 88 milligrammi, quindi quante gocce corrispondono? Tanto per fare un'idea... Sono 88 milligrammi, quindi 88 diviso 13 circa 60 gocce. Ah, quindi è molto esatto, pesante, tra virgolette, esatto, come cura, esatto. è molto tossico. Per dose, forma, nel senso che per, cioè per, per singola somministrazione certo. sarebbero tante quindi, gocce. Per cui il paziente deve avere una patologia che richiede un dosaggio così alto. Se a noi capitasse... Un'unica ricetta di questo tipo non potremmo lavorare con la semiautomatica per il semplice fatto che meno di 300 non ne possiamo Perché fare. Perché qui, quante, per esempio, se ho una cura di tre mesi, 25 capsule da 200. Eh. Se io dovessi fare solo 25 capsule, tanto non ho problemi di numero di pazienti. Questa la utilizziamo nei casi in cui ci è consentito per velocizzare il lavoro, in modo che una volta ripartito il prodotto. Noi andiamo semplicemente, scusate se no, vi passo davanti, 25 capsule quindi oh, mi qua no, bene questo no. eh, per 25 giorni questa ricetta. Allora, no, una capsula mattina o sera? Vino. No, sono per 12 giorni e mezzo. Ecco, infatti un, due capsule al giorno. Quindi esatto, e una cosa di questo tipo ha un costo anche impegnativo perché tipo essendo al conto andremo. al bulk, quindi questo tipo di preparazione noi partiremo direttamente dal 250 grammi 20 euro al grammo, quindi scendiamo perché utilizziamo il bulk 20 euro al grammo per 25 grammi, quindi sono 500 euro eh, 500 euro per 12 giorni mm -mm. per una eh. posologia di questo tipo sì. E solitamente questa posologia viene data per quali patologie? Cioè eh, questa, allora, lei, eh, lei mi spiegava ovviamente. Brutalmente, detto in modo brutale, sono pazienti in stato terminale per cui non ho la continuazione dello stato cronico di mantenimento, cioè posologie alte accompagnano il paziente magari quando nello stato terminale la morfina dà effetti secondari che peggiorano la condizione. Per cui eh, il paziente è grave ma non si sta ancora spegnendo, è un'ipotesi di somministrazione. Eh, in quel contesto per mitigare gli effetti secondari perché dà paralisi dell'intestino può dare effetti psicotropi, può dare nausea, e vomito e dissenteria, contrario della, della, della stipsi. Per cui sul paziente gli effetti secondari possono essere pesanti, oltre alla patologia in essere. E allora, onde evitare che di aggravare il suo stato, si passa magari ai derivati della cannabis. E quindi il dosaggio più basso per quali patologie può andare bene. Lei ma noi che... mediamente siamo partiti, da, cioè si parte da 50 mg, almeno i medici impostano da 50 in modo da poter fare multipli interi di 50 e sempre per bocca fare la titolazione sul paziente. Quindi non so, al giorno... Partendo una da 5 Sì, ma due... allora di solito si parte da una capsula alla sera. In modo che, se si presentano disagi quant'altro, non sono mai effetti particolarmente euforizzanti. Per cui il paziente, comunque, alla sera tranquillo, è a letto e si va a multipli interi di 50 fino a non avere una manifestazione terapeutica dell'effetto. Allora, in questo caso, qui noi, se avessimo avuto un numero di pazienti sufficiente, avremmo fatto 300 capsule che vengono chiuse in un unico passaggio e in quest'ottica si prestano direttamente per la loro ripartizione perché il Ma prodotto mi scusi dov'era il no il farmaco ovviamente canapa alimentare da mettere qua dentro non riuscivamo ah, okay. troppo grezza, Quindi troppe, troppe viene foglie viene posizionata lì viene sopra viene posizionata una volta posizionata per il numero di pazienti vengono chiuse questo quando è sufficiente quando non sono sufficienti i pazienti dobbiamo necessariamente lavorare con un'incapsulatrice manuale che come nella ricetta che mi avete presentato prima ci consente di lavorare anche su 25 capsule. Io in questo caso qui andrò a riempire gli alveoli con degli opercoli. Che allora, ovviamente, poi le capsule non sono mai da identificare come capsule riempite a peso, ma sempre come capsule riempite a volume. Perché un chilo di fieno pesa sempre tanto quanto un chilo di ferro, ma occupa uno spazio diverso. Per cui io andrò sempre a scegliere le mie capsule in, in funzione al volume occupato dai milligrammi che devo inserire. E, e, diceva... e soprattutto questo via essendo manuale ci consente di lavorare su un numero ridotto, quindi anche il laboratorio più performante deve necessariamente avvalersi di strumenti ancora manuali perché sono quelli che caratterizzano il laboratorio magistrale. Eh, lei mi diceva che molto spesso ci sono alcuni pazienti che fanno fatica anche a deglutire esatto e quindi questa è una via di somministrazione con l'opero allora, a volte, che ci, ci portiamo magari nell'altra sì. stanza che è un pochino più larga allora a volte la scelta eh, viene identificata ovviamente la variante, quindi l'infiorescenza, bedrocam, bediol, bedrolite vengono scelti per patologia la via di somministrazione ad esempio l'olio al posto della capsula quando il paziente è disfagico, quindi il classico paziente che fa fatica a deglutire, classico paziente che eh, se non c'è patologia non vuole deglutire capsule particolarmente grandi perché eh, a prescindere me meno di capsule che da, da 0,68 ml, quindi circa mezzo ml non si possono fare con prodotti di origine vegetale, non si avrebbe un'uniformità un di ripartizione. Ok? Quindi, già capsule da integratore classico non tutti i pazienti le gradiscono. Quindi, l'olio resta la via preferenziale. Oltre che dal mio punto di vista, quello che si presta come migliore identificazione di farmaco. Diverso è il paziente invece che mh, non gradisce il sapore dell'olio perché ha un sapore caratteristico, è come se fosse un farmaco particolarmente aromatizzato. Quindi, come abbiamo sentito, l'odore pungente il sapore lo è altrettanto. Paziente che non lo gradisce e, soprattutto, per pazienti che hanno posologie alte, 50-60 gocce per somministrazione, capisce che può diventare anche abbastanza stomachevole. Allora, in quel caso, si passa alla capsula. Quindi, o è il, la patologia che ti indirizza verso la forma farmaceutica o le necessità del paziente quando è possibile soddisfarle che ti indirizzano verso un altro. Ecco, voi utilizzate l'olio d'oliva perché così prevede il protocollo. Esatto. Ma se io fossi una paziente che non ama l'olio d'oliva perché comunque magari sono allergica e chiedo un altro tipo di olio, questo è possibile allora, o la legge non permette il cambio di tipo di estrazione? Eh... Se non c'è una richiesta specifica e anche su richiesta specifica non può essere trattato come gli altri pazienti. Il protocollo è stato sviluppato in merito all'identificazione del solvente adatto all'estrazione. Non, eh, non sono state fatte valutazioni con, per dire, olio di mandorle, olio di cocco o altri oli che possono venirci in mente. Per cui, se noi dovessimo fare un'estrazione con quegli oli, non sappiamo quanto estraiamo. Anche il metodo di identificazione è stato sviluppato, quindi con l'HPLC è stato sviluppato per quel tipo di solvente. Cioè sarebbe un lavoro, non impossibile, ma sarebbe un lavoro che non ci consente di essere fatto in una settimana e che va al di là del protocollo per cui il medico si deve assumere la responsabilità della variazione del protocollo. Per cui è tutto possibile, ovviamente, in un range di tempo diverso. Non di, costi, non di costi, ma sicuramente di tempo, perché eh, ad, ad oggi è possibile fare solo quello, e a mio avviso anche corretto perché, non essendo una specialità medicinale, esce da quello che è un controllo di produzione solo quello che è riportato nei protocolli pubblicati in letteratura scientifica. Finendo la, la parte di preparazione orale in capsule, noi ci troviamo con la cartina. Che esatto, che è l'ultima. Che, esatto, che, che allora, dal punto di vista evolutivo, è stata la prima. Eh, professionalmente, non la amo perché è quella che meno ci coinvolge dal punto di vista tecnologico. Tanto quanto la capsula. Per favore, mi prendi la capsula doppio zero che ho lasciato sull'incapsulatrice. Grazie. Allora, il contenuto di questa cartina qui è tanto, è stato fatto in modo spannometrico, potrebbe essere macinato, uniformato e ripartito in questa capsula, in un barattolino con la sua etichetta. Questo è farmaco. Questo eh, dal punto di vista procedurale e produttivo non cambia scusi, niente. è quello che arriva direttamente dal... Sì, viene dal... ripartito in peso. Viene ripartito in, in peso, peso in modo che fatto... il paziente possa decidere di utilizzarlo in due forme. O il vaporizzatore quindi inalato, o il decotto, quindi lo fa bollire come abbiamo detto prima, poi non lo filtra. Questo è quello che viene dato dall'ospedale, giusto? Esatto, ha... gli ospedali possono fare questo. Allora, viene cioè, fatto bollire. Cioè agli ospedali arriva direttamente? Arriva il barattolino. Il ba arriva il barattolino ospedale, quello da 5... All'ospedale, esatto. All'ospedale arriva Viva. il barattolino. Barattolino o il bulk come prendiamo noi, quindi il 250 grammi. Lo vanno a ripartire in peso in funzione, per dire, da 50, da 100, da 200, da grammo, in funzione a come il medico decide di impostare la terapia. Gli ospedali possono fare solo questo passaggio, quindi non hanno sottoprodotti e non hanno lavorazioni, non fanno macinazioni, non fanno estrazioni, a loro non resta niente, sempre farmaco stupefacente resta, quindi loro lo caricano in ingresso e lo caricano in uscita. Sul registro stupefacenti per loro il passaggio rimane questo ci sono ospedali che lo prescrivono che voi siete a conoscenza anche qua in Lombardia oppure dobbiamo andare solo allora, nelle noi gli regioni quelle eh, ci sono delle speciali regioni che eh, lo passa direttamente la mutua e quindi e non viene pagato qua. esatto non viene e a pagato a casa il paziente come lo assume? deve fare come un tè quindi lo porta a ebollizione, quindi l'acqua bolle cioè, a 100 gradi. Cioè, mettiamo a bollire l'acqua. Esatto, metto a bollire l'acqua, la faccio Quanta? bollire. C'è chi dice all'incirca 200 ml. Come, è esattamente come fare un tè, non cambia niente. La cartina, l'unica differenza è che deve essere aperta. Mi passi per favore un becker da 200? Sono qua dentro. Adesso vi faccio vedere. Va bene, va bene, uguale, va bene, uguale, allora come se fosse un pentolino per la bollitura a casa. Vado a versare il contenuto della mia cartina in toto, ovviamente ripeto. Questa non subisce nessun tipo di lavorazione particolare. Eh? Questo è uso alimentare, quindi sappiamo che è diversa dall'altra. Una volta che ho fatto il mio deposito nel pentolino, ci metto l'acqua. Ovviamente l'acqua del rubinetto a casa o l'acqua della bottiglia perché si fa a casa. Quindi il paziente si deve fare il farmaco a casa. Cosa che tra virgolette da dottore preferisco farlo io il farmaco. Anche perché al paziente costa uguale. Quindi non ci sono variazioni di prezzo che glielo faccia io che se lo fa lui. Quindi fa bollire. C'è chi dice 15 minuti. In letteratura 15 minuti sono sufficienti. E poi lo spegne e lo assume. C'è chi dice poi fai 20, fai 30. Sì però non va filtrato. Cioè... Allora. Purtroppo alcuni lo fanno filtrare. Filtrandolo, noi non assolutamente con la bollitura, quello che abbiamo visto prima, noi attiviamo il farmaco qui dentro. Ma con la bollitura non lo tiriamo fuori dal tricoma. Con la bollitura semplicemente... Non è, è, è il passaggio che faccio io in stufa. Loro lo attivano con la bollitura. Una volta attivato, l'infiorescenza è il farmaco. Se quindi io ho di. mangiata la, la, la fogliolina, l'ho mangiata. mangiata. Quindi è, si beve l'acqua. Si beve l'acqua perché, comunque, si beve, potremmo anche buttare l'acqua e tenerla in fluorescenza. Ah, non si può buttare l'acqua. Assolutamente sì, perché nell'acqua c'è un contenuto veramente trascurabile. Come impariamo noi eh, a, a definire in modo corretto quando siamo al di sotto di una certa percentuale, il risultato è trascurabile. Per cui nell'acqua, in effetti, perché non vi trovate mai analisi che dicono quanto prodotto c'è nell'acqua? Perché è trascurabile. L'acqua non serve a niente. Per cui la possiamo buttare e prendere l'infiorescenza. Ma la percentuale dell'infiorescenza fatta così, è... allora, fatto è la in questo modo è uguale alla capsula. Io potrei fare la stessa cosa con la capsula. La mia capsula faccio anche a meno di aprire la cartina, la butto nell'acqua, lo attivo, la capsula si scioglie senza lasciare residuo perché è cellulosa, eh, scusate, è gelatina e una volta che si è sciolta io vado ad assumermi il contenuto tanto quanto facciamo in Lombardia. Sì, però modo. diciamo che la capsula viene pagata privatamente, mentre la ah, cartina... La cartina è Quando siamo in quelle regioni... Quando però. siamo in quelle regioni, in Lombardia... In Lombardia no. No, no mm. e... Eh, in quel caso, se l'ospedale ci dà le cartine, noi le paghiamo o dobbiamo farci fare no, le cartine? No, la cartina viene fatta fuori? Ah, viene Ad fatta oggi in Lombardia, cioè, gli ospedali che fanno dentro non ce ne sono. Ma prescrivono la. Esatto, la si prescrive. e Bisogna trovare un laboratorio la fuori che sia in grado di supplire l'esigenza. Allora, in quest'ottica, qua anche l'ospedaliero, anche l'ospedaliero pubblico. Okay? Noi ci sono delle realtà pubbliche con cui stiamo collaborando. Mali, può dircelo. Abbiamo tutto il sacco a Milano con la terapia del dolore. Eh, da tempo, da quando c'è stato eh, il decreto ministeriale che ha selezionato un po' i laboratori che riuscivano a fare l'analisi da chi non la faceva, ad oggi quasi tutta la loro esigenza la soddisfiamo noi. Eh, ma non perché è, è un po' una condizione forzata, nel senso che altri laboratori a cui loro si possono appoggiare non ce ne sono. E soprattutto noi abbiamo tutti i canoni che consentono di eh, dare delle garanzie sulla produzione e delle informazioni utili a loro nell'impostazione delle terapie. Per cui il, al paziente viene fatto tanto qu quanto abbiamo simulato prima. Qui la viene... cartina costa uguale rispetto a una capsula. Esatto, perché che si paga il farmaco. Quindi in quest'ottica qua c'è un ulteriore passaggio che ad oggi si può provare, si, si fa perché è stata aggiunta questa variazione andiamo a fare la capsula già scaldata in forno per cui il paziente può assumere quando non ha problemi di degustazione cioè già scaldata in forno cioè è già stata dalla... attivata il, il, il farmaco esatto viene prima scaldato lo maciniamo e lo inseriamo nella capsula per cui il paziente assume la capsula senza passare per il decotto quindi rimane attiva rimane attiva si chiama capsula attivata quindi questa è una variazione e ha un costo aggiuntivo è uguale. uguale per quello che dico se noi facessimo eh... E se la capsula non è attivata quindi va, aperta va a casa Va usato il decotto? e Va, usato va il decotto. scaldato. Ah, questo l'ho esatto. capito. Questi sono i due passaggi. Se... Cioè quindi se io ho la capsula di prima esatto. non è attivata devo, fare, devo fare il decotto, decotto a casa. Quindi oppure apro, oppure metto la dentro. metto nel vaporizzatore. La apro. Possiamo la, vedere il vaporizzatore? Noi qui... Perché l'altro metodo, quello che dicevamo prima di ehm, utilizzo, mm. è appunto è inalarlo. Esatto. non allora. inalarlo. Questo vaporizzatore, qui lo vedremo poi in studio nella prossima, nel prossimo incontro. Questo è un vaporizzatore portatile che perlomeno consente al paziente di, di essere portato anche in macchina più facile. Perché qui c'è un pallone che si riempie di fumo di farmaco, eh, formulato a 200 gradi. Quindi il farmaco viene completamente, eh, viene completamente ottimizzato. In questo caso invece, che poi vedremo le due variazioni del metodo quando saremo in studio, allora in questo caso invece c'è una piccola camicia di eh, combustione del farmaco, ovviamente il, questo, questo prodotto qui lo utilizziamo per le dimostrazioni, per cui il farmaco viene messo nella capsulina. Viene posizionato, viene chiusa, si porta a temperatura, quindi ci consente di posizionarlo come vedete, al massimo a 210 gradi. Non e va questo oltre. viene stabilito da chi? Dal medico dal medico, ah. dal medico o comunque è il range ottimale di utilizzo del ah, farmile perfetto. Per quindi vada la esatto. parte rossa, cioè, quella verde, praticamente quella in cui si sta attivando quando la lucina si spegne è perché. Il, il vaporizzatore a temperatura ripeto, questo è un vaporizzatore portatile a un costo di 240 euro si compra direttamente da un'azienda in Germania non ci sono distributori sul territorio nazionale Quindi in Italia non c'è, in per farmacia esatto. non si allora, trova il grosso problema qual è? è che non ci sono distributori sul territorio nazionale e questo l'acquisto mai... viene fatto direttamente in rete eh, questa purtroppo è una risposta che non vi so dare perché anche se noi lo dovessimo comprare, potremmo comprarne 10, 20, però non abbiamo costi diversi dal paziente, noi ci è capitato di procurarlo al paziente. Il grosso problema qual è? È che mediamente il paziente gli viene magari prescritto, ma non sa né dove si compra, né come e né l'ha mai provato. Per cui voi capite che se io al costo del farmaco... Ci aggiungo dai 240 ai 480 euro per una via di somministrazione, l'inalato, che non so neanche se è quella ottimale per me, a volte è disincentivante. E non tutti possono neanche permetterselo, perché io ho un dispositivo medico che non so se è quello però questo ottimale. è immediato giusto arriva direttamente questo e... dopo pochi minuti esplica la sua azione terapeutica si è al picco esatto delle... e ovviamente come dicevo prima va gestito per le patologie in acuto quindi ovviamente eh, non va bene per tutte le patologie eh, nemmeno i medici lo prescrivono a tutti i pazienti diciamo che a volte succede che si arriva al vaporizzatore quando la terapia orale non riesce a dare Magari da beneficio, dà beneficio, ma non nel modo voluto. Per cui ci sono degli stati occasionali che vanno gestiti. Per evitare un, come dire, un aumento della terapia di base, arriviamo con l'inalato nel momento in cui c'è una necessità particolare. Ecco quanti sono i pazienti che voi in questo momento. Noi fornite? abbiamo una turnazione di un centinaio di pazienti. Per cui ovviamente messo molto, in mente, comunque è un numero molto esiguo rispetto alle potenzialità che questa cura può dare. Ad oggi c'è anche un grosso problema: l'approvvigionamento della materia prima. Per cui eh, per, come dire, per senso logico preferisco non prendere più pazienti di quanti, so di non potergli garantire il farmaco. Perché cioè, eh, voi potreste arrivare a una milioni di esempio Siamo dipendenti. Il centinaio che abbiamo in rotazione è il numero che riusciamo a gestire. Di più, no? Non potrebbe Allora, ovviamente, ci stiamo strutturando, ma la nostra, il nostro strutturarci è semplicemente. Abbiamo un range che ci consente di tamponare, per cui abbiamo sempre farmaco, non arriviamo mai al limite. Anche perché l'azienda, la, Bedrocan, è la sempre... Bedrocan, a sua volta deve prendere ogni volta contatti. O meglio, l'Italia che prende contatti con la Bedrocan, la quale va a erogare. I quantitativi di farmaco a sua discrezione che vengono ripartiti sulle cinque aziende tot produzione più non, non ne fanno non ne fanno, ne fanno quindi... perché poi loro sono gli unici produttori in europa cioè non per l'italia e l'olanda no per l'europa per cui in europa tutta la cannabis terapeutica che arriva e che viene evasa parte da loro per cui loro hanno la loro distribuzione che negli ultimi anni è aumentata a prescindere fatto questo ovviamente siamo noi a nostra volta dipendenti dell'erogazione che viene fatta da parte delle aziende abilitate e i pazienti sappiamo che lei ha tutto qua registrato no? Ora, ovviamente delle, la registrazione i manuale quale, senza ovviamente menzionare i nomi o o riferire le persone in maniera eh, esplicita mm. quali patologie hanno prevalentemente? Noi andiamo dalla sclerosi multipla all'epilessia, alla fibromialgia tantissimo. ecco ah. Nel caso dell'epilessia, per esempio, so che ci sono pazienti che hanno magari una o due crisi a settimana utilizzando la sì, in effetti, cannabis, allora, riducono azienda, gli episodi di, epilassi, sei, che, di epilessia: eh, a come dire. Eh, ha cercato di sfondare il muro della reticenza facendo una specialità medicinale nonostante gli effetti terapeutici non siano quelli ottimali, è la GW w Pharmaceutical che è un'azienda inglese. Loro hanno, sono i detentori del brevetto per le, il Sativex, quindi l'unico farmaco che in Italia si può utilizzare per la sclerosi multipla e dall'anno prossimo usciranno con un farmaco che è solo d'uso ospedaliero, uso ospedaliero usciranno con un farmaco che si chiama Epidiolex. Loro sono riusciti a... Eh, non è tanto lo riuscire... In Italia per ora questo farmaco non c'è. L'Epidiolex è in Inghilterra e arriverà l'anno prossimo probabilmente in Italia, sempre ricetta limitativa, quindi uso ospedaliero, uso ospedaliero, molto probabilmente lo specialista sarà ancora il neurologo. Quindi ad oggi il canale della specialità medicinale resta la neurologia. In quell'ottica loro che cosa hanno fatto? Hanno prodotto un farmaco vero e proprio con dossier all'AIFA come abbiamo detto prima, ovviamente non mantiene le stesse caratteristiche del farmaco che facciamo noi, che non sarà mai registrabile all'AIFA per i motivi che abbiamo detto ma prima ma anche perché comunque nel, in questo farmaco galenico mm. eh, magistrale ci sono anche tutto un insieme esatto. di principi esatto, eh, che vanno magari qui, a mitigare gli effetti del solo THC che ci potrebbe essere nel solo farmaco e quindi ha più effetti collaterali il farmaco rispetto al farmaco è galenico è quello che dicevamo prima oh no, cioè noi, noi ci siamo portati ad a dare al medico una cosa che fosse abituato ad usare Assimilabile al farmaco. Non andiamo ovviamente a tenere conto, quando diamo al medico, di quello che si chiama fitocomplesso, nel senso che lo trascuriamo come identificazione, perché il fitocomplesso è fatto all'incirca da 200 sostanze, di cui 7-8 sono i cannabinoidi che fanno dipendere l'effetto terapeutico. Allora, chi lavora nel campo della chimica farmaceutica e della medicina a meno che non sia un appassionato di fitoterapia o eh, non sia un medico che per sua pratica medica approccia alla fitoterapia, all'omeopatia e via dicendo, non vuole tener conto del fitocomplesso. Cioè noi a volte ci relazioniamo con persone che ci dicono, con medici, che ci dicono, per favore, non parlateci della pianta, non ci interessa. Cioè noi dobbiamo lavorare col farmaco. Allora voglio sapere solo il esatto, THC e il CBD. ma concettualmente, cioè noi dobbiamo tener conto quanta gente vedono questi medici, che turnazioni hanno e che ritmi hanno in ospedale. Se noi dovessimo metterci a fare una valutazione nel dettaglio, nel sottile, del complesso, dei terpeni, del contenuto, non ce ne andremo più fuori. Noi ad oggi dobbiamo fare buon viso, cattivo gioco, cioè cercare di eh, unire il beneficio terapeutico con chi lo deve utilizzare. Quindi il medico è abituato a usare quello, con tempo, con modo, quando ci saranno le condizioni andremo a spaccare il capello, non in 8, in 16, ma non ci sono le condizioni. Se noi stiamo a perderci nell'infinità di cose che possiamo fare non facciamo niente. Come dico sempre io, bisogna dare un ordine di priorità. La priorità oggi è definire un lavoro che sta trovando il suo beneficio terapeutico. Noi, ovviamente, che siamo costretti a fare motivo per cui in ospedale non possono fare questo tipo di lavoro. È tutto un registro molto esatto. Noi alla fine. Questo qui è direttamente il dottor Bruto Messo che lo tiene. Nessuno ha permesso di accedere al registro degli stupefacenti, nemmeno io. Perché, perché riguarda la, la farmacia? Sì, ma legalmente. Riguarda la farmacia nel suo complesso, per cui ogni pagina è dedicata ad un farmaco. Ok. Quindi, quindi questi sono quindi, i farmaci che voi preparate all'interno del laboratorio? No, qui no. ci sono i farmaci a base di cannabis in queste pagine ok, in queste pagine qui, mentre per dire di là avete visto Bediol, qui c'è ancora Bediol, Bedrocan, sono tutti farmaci stupefacenti che ci sono in farmacia, tipo il Gardenale, quant'altro, essendo della farmacia non possiamo avere un registro laboratorio e un registro eh, farmacia. Il laboratorio galenico, a prescindere da che sia sviluppato della... o non certo. sviluppato, è un'area della farmacia. Quindi questa è la sua crescita eh, e la sua identità professionale. Quindi, qua arriva. Noi ogni volta siamo tutto. costretti a registrare il residuo di, del sottoprodotto, quello che avete visto prima che abbiamo sì, smaltito. quella sorta di poltiglia, sì. no? Che Noi ad oggi siamo all'incirca due kg tra eh, le due varianti. Poi a partire schede. dal 2014, da novembre. Teniamo conto che. Eh, il registro per legge deve essere cartaceo, non possiamo avere un formato elettronico. Poi eh, il dottor Brutomesso, ovviamente nostra figura storica, 75 anni e tutti i giorni qui a lavorare, eh, nel senso le cose magari a volte ci tira la riga, però ecco, quello che intendo dire è che noi abbiamo circa due grammi e mezzo di residuo di sottoprodotto che Qui non viene scaricato ovviamente quello delle cartine o delle capsule, perché non subisce lavorazione che prevede il sottoprodotto, ma solo l'olio. Quindi questi qui sono circa 2,5 kg di prodotto residuo da olio che noi abbiamo tutto stoccato e ovviamente ricaricato. Quindi scarichiamo per fare il farmaco, ricarichiamo come residuo di lavorazione. In ospedale, questo non volte, è possibile. Come mai a volte eh, il residuo è più pesante? Eh, di quello che voi scaricate, cioè del prodotto iniziale perché c'è dentro l'olio? Abbiamo cioè, fatto fatica a spiegarlo anche alle autorità al momento perché giustamente loro dicono: se tu parti da 10 grammi, poi come residuo ne avrai puoi, 7, ne non, avrai 8. Non, non, puoi 20. non puoi averne 20. Ovviamente, nella fase di elaborazione si imbibisce, quindi fa effetto spugna il nostro residuo che rimane poi nella garza. Noi andiamo a pressare. In modo da torchiare tutto, diamo al paziente i suoi ml, ma lui è imbibito, per cui pesa di più. E quindi noi carichiamo una quantità superiore rispetto a quella che abbiamo scaricato e non c'è alternativa. Non è più utilizzabile in nessun modo: nel senso che rimane a tutti gli effetti un, come se fosse un alimento da smaltire. Volendolo si potrebbe smaltire anche nell'umido, giusto per capirci. Poi le realtà di laboratorio non hanno l'umido, ma eh, l'unica modalità ad oggi fattibile per legge resta l'inceneritore, che però che non ci è ancora previsto bere, e esatto, dovete tenerlo. Finché ce la facciamo lo stocchiamo, per cui abbiamo tre barattoli da chilo come quelli che avete visto prima e man mano che arriviamo all'apice li stocchiamo, li congeliamo e li teniamo lì fino a data da destinarsi. Abbiamo visto quindi dunque tutti i metodi di somministrazione, abbiamo i farmaci pronti da portare a casa. Come si conclude quindi qua in quindi. laboratorio? Allora, Le nostre ricette conclude. che abbiamo portato esatto. vengono timbrate, E firmate. Queste ricette subiscono. Uh, diversi orientamenti in funzione a dove devono andare, ovviamente. Una copia l'originale andrà tenuta per 5 euro. Queste anni. sono tre diversi, ovviamente che esatto. abbiamo fatto noi e adesso di prova prendiamo per... l'olio che è il più facile da tariffare e è quello che ci è consen mi consente di aggiungere anche l'analisi. Per cui perlomeno diciamo al paziente che quando si tratta di olio c'è necessariamente anche un costo aggiuntivo. Ora, in questo caso, qui la ricetta originale viene sempre chiamata da lei o il esatto. prezzo il costo del farmaco può essere ripartito o messo il totale come preferiamo timbrata con la data di preparazione della ricetta dopodiché l'originale viene tenuto direttamente dal titolare per 5 anni Assieme alle ricette degli stupefacenti, oltre ad andare a scaricare l'equivalente di questo farmaco sul registro stupefacenti. Quindi nella pagina del Bedrocan andrà a togliere 5, an 5 grammi dal totale che abbiamo. Fatto questo, viene fatta una fotocopia, fotocopia che viene semplicemente segnata con scritto copia paziente che viene consegnata al paziente ed è una fotocopia. Allora proprio. Adesso qui la ricetta è tutta scritta, non ci lascia molto copia, paziente e viene firmata da me. Ok? Con questa potete andare in macchina, con questa potete andare in aeroporto. Poi se andate all'estero ci sono dei documenti aggiuntivi, però con una ricetta di questo tipo la detenzione è giustificata. Problemi alla guida ne tratteremo in, in, in altra sede. Allora, una copia di questa ricetta viene a sua volta inserita nel registro nostro che mensilmente viene mandata in ASL. Un'altra copia di questa ricetta viene a sua volta inserita tra i fogli di lavoro che andiamo a fare noi. Per cui qui ci sono i numeri di lotto che ovviamente sono inseriti in etichetta dal computer quando andiamo ad apporre l'etichetta sul farmaco. Noi prendiamo le nostre etichette, andiamo a inserire le ricette uguali per farmaco, quindi Tre pazienti con lo stesso farmaco, con lo stesso rapporto di diluizione, allora 3 in 30, 5 in 50, 10 in 100, il rapporto di diluizione è lo stesso. Questo ci ha consentito di lavorare 180 ml, quindi 18 grammi di farmaco. Questa ricetta qua verrà legata a sua volta ad un foglio di lavoro con il suo numero di lotto, la sua data di produzione, di nuovo la mia firma che terremo anche noi per 5 anni per fare un monitoraggio, ovviamente, ogni volta che viene fatto il farmaco ci sarà ce l'abbiamo dall'altra parte un foglio di lavoro, ovviamente come quello che avete visto prima, di invio del farmaco all'Agenzia delle Dogane per l'analisi. Quindi una ricetta subisce quattro diverse eh, quindi molto complicato molto rigida come procedura da rispettare tra virgolette voi tenete conto che se è complesso per noi che gestiamo un numero di pazienti gestibile in un ospedale fare più forme farmaceutiche per più pazienti con diverso dosaggio sarebbe praticamente impossibile bisognerebbe dedicare un'area della farmacia ospedaliera a questo lavoro ad oggi non è possibile. Il dottor Calvi come medico anestesista, rianimatore e terapista del dolore è uno degli specialisti che meglio si presta a questo tipo di lavoro. Eh, giusto per fare dei nomi di, di medici anche in struttura ospedaliera, come abbiamo detto prima. Infatti era qui che volevo Milano, arrivare, in, in eh, qui al nord quanti dolore. ce ne sono? Pochi? Allora, il dottor Rec che eh, è responsabile dell'unità semplice della terapia del dolore di Milano Persona con cui ci troviamo benissimo, validissimo terapista del dolore, i suoi collaboratori, dottor Naclerio, altrettanto bravo. È in regime mutuabile, per cui l'accesso come prima visita a terapia del dolore in ospedale può essere fatto direttamente con la ricetta del medico di base. Con prima visita a terapia del dolore si va all'accettazione, cioè ovviamente si prende appuntamento, si va all'accettazione, quindi viene fatto tutto in regime mutuabile la visita. Poi per quel che riguarda il percorso di terapia, ovviamente ne abbiamo già parlato fino ad ora. Altri centri dove so che poi eh, in ospedale a sacco ci sono anche altri reparti che eh, portano avanti questo percorso. Eh, noi fino ad oggi ci siamo interfacciati prevalentemente con terapisti del dolore. Poi, come abbiamo visto prima, la terapia del dolore di Lodi che da tempo oramai si interfaccia noi con il dottor Furiosi, che è il primario, molto bravo, eh, l'ospedale di Casale, eh, abbiamo lavorato anche con ehm, Villanova, di Villanova, con l'unità spinale per, per le spasticità nei, nelle lesioni da midollo, per cui medici che vogliono sapere, ecco, magari capita più spesso che si fa formazione, magari anche come ICM in ospedale, perché Voi girate io, io, e vostra... Calvi, io e Calvi siamo strutturati per fare CM anche in ospedale, eh, ci hanno cercato anche da crema, poi onestamente eh, la cosa è andata a scemare non so per quale motivo volevano fare un corso. Mm, allora, noi siamo strutturati per fare anche ECM, come dicevo, l'ECM non obbliga nessun medico a prescrivere. Eh, il conoscere non obbliga nessuno a fare niente. Allora, così come era prima una pubblicità che è stata in auge per tanto tempo, se lo conosci lo eviti. Si parlava dell'AIDS, se la conosci, se vogliamo mettere al femminile. Ora, in questo caso qua, eh, se conosci la terapia, se non la vuoi prescrivere, puoi perlomeno indirizzare, indirizzare il paziente dove, dove la sanno. Perché se il paziente... Quindi sono nei reparti di terapia del dolore. neurologia sì, Che poi sia neurologia, che poi sia reparto di terapia del dolore... Eh, Tal quale, però il concetto è che il paziente approccia questa terapia quando è la sua ter terapia di ultima spiaggia. Se noi gli bruciamo anche questa possibilità, sbagliamo variante, sbagliamo forma farmaceutica, sbagliamo dosaggio, il paziente rischia di andare avanti. Ci sono pazienti giovani, cioè, pazienti giovani: noi abbiamo avuto pazienti che hanno detto, Io non so più nemmeno di avere la malattia allora. Distinguiamo con, per concludere con questo protocollo sì, 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 di Can sì, sì. Ah, quindi sì. ci sono persone con quali però, patologie, per esempio, soprattutto la fibromialgia, è un paziente che eh, nel quotidiano ha una forte ripercussione della qualità della vita. Poi chi ha spasticità di vario genere, nel senso contratture che dipendono da stati patologici. Allora non si sa mai se la contrattura origina Quindi dal anche dolore. Per patologie, tipo non da so stenosi, da poliomieliti, da lesioni spinali, da epilessia. Non sai, nell'epilessia lo sai, ma per alcune patologie non sai se la contrattura deriva dal dolore o se la contrattura genera il dolore. Questo non si capisce, però il dato di fatto è che il farmaco agisce in quella direzione. Se però sbagliamo farmaco o sbagliamo via di somministrazione o quant'altro, il paziente ed si osaggio. trova, osaggio, il paziente si trova che scarta una terapia potenzialmente valida. Allora, questa terapia, fondamentale dirlo, non viene identificata come terapia curativa, nel senso che non guarisci dalla malattia che hai. Si chiama terapia sintomatica. Ti aiuta a gestire i tuoi sintomi nel quotidiano. Poi. A me piace... Anche per esempio le emicranie no? esatto, De... esatto. A me piace andare un attimino oltre, nel senso che è come vedere il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno. Se io ti tolgo o ti aiuto a gestire i sintomi della tua patologia prendendo il farmaco, molte persone non guariscono da patologie prendendo il farmaco, però con quel farmaco non ne manifestano gli effetti. La qualità della vita non è la stessa. È la stessa, non ma soprattutto gli effetti collaterali che si sì, hanno. Non manifesta effetti collaterali, ovviamente. Sono bassissimi, no? È cioè che non, non si, non detto si, che deve, si debbano cioè non, non si devono avere gli effetti psicotropi dell'assunzione. Esatto. No, ma dell psicotropo non, non pensate che sia un effetto così evidente nel paziente, eh? Sono veramente pochi i pazienti che manifestano l'effetto psicotropo, soprattutto sono pazienti che prendono altri farmaci, per cui onestamente nel numero di pazienti perché nel centinaio di pazienti che abbiamo a volte ci sono pazienti che non la prendono più per i costi ci sono pazienti che non la prendono più perché decidono che non hanno avuto il risultato che si aspettavano c'è una turnazione di pazienti però in quest'ottica qui la maggior parte non, non do a numeri nel senso che dipende dalle patologie che capitano la maggior parte ha trovato beneficio Certo è che se dipendesse da me, se dipendesse da me non la farei pagare, cioè non è una questione di propendere verso una terapia. Noi facciamo questo di lavoro, per cui chi si rivolge a noi cerchiamo di farlo con la massima professionalità, nel minor tempo possibile e con la massima qualità. La facessero pagare 2 euro a me, la tariffo al paziente, non la pago 2 euro io, il costo sale. Ad oggi però siamo arrivati ad un prezzo che spesso è, è abbordabile. Se ci fosse un pochino, di più, un pochino più di informazione distribuita sul territorio da chi deve prescrivere, da chi fa, da come gestirla, anche coi colleghi, perché veramente se ci fosse una rete di comunicazione otterremmo un risultato ottimale per questo farmaco. Dottore Vitali, io la ringrazio per questa sua disponibilità e le auguro un buon lavoro. A presto. Grazie.